Bene, buongiorno a tutti. Cominciamo il convegno, anche se mi dicono giù esserci una fila di colleghi un po' prolungata, un po' in ritardo, ma anche per esigenze di aula e di impegni parlamentari dei senatori oggi presenti, dobbiamo rispettare una tabella di marcia. Non me ne vorranno i colleghi che sono ritardatari, ma dobbiamo un po' tenerci su un cammino di marcia un po' serrato. Il tema che affrontiamo oggi lo affrontiamo in un momento forse dei più significativi, dei più delicati, quantomeno interessanti del panorama bancario italiano e internazionale. Rientra nel percorso di formazione, molti colleghi sono presenti oggi in aula che hanno voluto un po' capire il perché di un tema così in un cammino di formazione della nostra professione. L'approccio vuole essere tecnico-politico, lo dico subito, perché al di là di quelle che saranno le mie riflessioni, le riflessioni dei senatori oggi presenti, ci aiuterà a fare qualche riflessione, ad elevarci un po' il professor Alessandrini, che in università con altri docenti ha proprio studiato per anni e tenuto sotto osservazione il fenomeno delle banche del territorio, delle piccole banche del territorio, traendone delle riflessioni e dei dati che oggi ci aiutano a spostare il livello della nostra riflessione che non vuole essere solo di natura squisitamente politica. È chiaro che qualche riflessione, io mi limiterò a pochissime parole perché sono curioso come voi di sentire che cosa ci dirà il professore. È chiaro che però qualche riflessione la voglio fare per un po' scaldare l'ambiente. Mi sento un po' a casa, ci sono talmente tanti colleghi che mi permetto di usare anche un tono di confidenza. E la prima provocazione la faccio ai politici che sono presenti, perché sui giornali di questi giorni abbiamo letto che insomma, è bene che i politici non si occupino di banche, no? Molte riflessioni che da più parti ho letto mi portano a dire ciò che penso, cioè l'esatto contrario. Un po' come mi infastidisco quando mi sento dire che è giusto che i preti stiano dentro le porte nelle chiese. Lo dicevo ad un amico questa mattina e ho un'idea completamente diversa, che da cattolico, da cristiano, che un prete è bene che sia il più possibile fuori dalla Chiesa. Allo stesso modo, ho visto delle osservazioni che non ho capito proprio da parte di chi lamenta una poca concretezza della politica, e poi però quando la politica affronta dei problemi concreti si lamenta che la politica entra nell'ambito di problemi concreti. Quindi la prima provocazione che faccio, mettendovi sicuramente in difficoltà, perché intanto che io parlo loro mi odiano, per questa domanda qua, è proprio quella di dire perché secondo loro invece vale la pena che qualche volta la politica rifletta anche sul significato dell'agire del mondo bancario. Primo tema da affrontare forse nell'ambito di questa distinzione, per chi avrà voglia di affrontarlo e non c'è obbligo. Altra riflessione che dobbiamo fare è un paragone tra quelle che sono le grandi banche nazionali e internazionali e le banche del territorio. Lo studio del professore ci aiuterà proprio a capire il significato che oggi hanno quelle banche che i più, anche economisti accreditati, davano per essere prossimi all'incenerimento, no? Andiamo a leggere le relazioni di 3-4 anni fa, dei primi anni 2000, di chi dava già il futuro a queste banche, cioè sarebbero scomparse le nostre banche del territorio. Bene, oggi siamo qua a dire, lo vedremo dopo, che quelle banche lì non solo non sono scomparse, ma oggi stanno tracciando un nuovo modello di fare banca che è una provocazione. È una provocazione per chi pensa che ci sia un unico modo di fare banca, 160.000 dipendenti, 22 stati in cui essere presenti, e chi invece guarda al territorio. Qualche volta ne ho parlato, non
non me ne vorrà se lo cito, il senatore Stiffoni, che è qui presente oggi, che è un uomo banca, che arriva dal mondo bancario, e con lui facevamo proprio questa riflessione. Si è forse perso il modo di fare banca alla vecchia maniera. Le banche del territorio sono proprio qui a spiegarci che ci può essere un modello diverso, che la conoscenza del cliente, l'indagine sulla capacità reddituale del cliente, non deve essere vissuto come un onere costoso, ma come una risorsa. Il percorso che le grandi banche hanno seguito in questi anni è un percorso che li ha portati a dire: siccome l'indagine sul il rapporto, la relazione con il cliente singolo costa, è un onere, è troppo faticoso capire chi ho di fronte e devo radicarmi talmente tanto nel territorio e costruire talmente tanti dialoghi con i miei consumatori e interlocutori, che preferisco guardare oltre confine e magari pensare alle speculazioni internazionali per fare reddito. Sappiamo tutti com'è andata, sappiamo tutti quanto è nel portafoglio e nella pancia delle banche il peso oggi dell'aver fatto tecnofinanza, dell'averla puntata sui derivati e non sulla piccola e media impresa. Se posso dire la mia, ed è un altro tema da affrontare oggi, forse è questo: chi ha fatto quella scelta lì forse conosce poco il nostro territorio italiano, oppure lo conosce talmente tanto da volerne prendere le distanze. Tessuto industriale che è fatto di piccola e media impresa, quindi di piccoli imprenditori. Piccoli imprenditori a cui non si può dire l'affidamento te lo devo revocare perché il sistema informatico dice blu, nero, giallo. Chi come me fa l'avvocato, molti di voi qua sono presenti, che spesso accompagna il cliente nelle relazioni con gli istituti di credito, in questi anni ha vissuto una fase di triste, di mancanza, si è voluto spersonalizzare il dialogo tra consumatore finale e banche. Pensate cosa è accaduto nel mercato dei mutui, del credito immobiliare. Andiamo a guardare i dati delle sofferenze derivanti da mutui non pagati delle piccole banche del territorio. Se voi guardate l'incidenza, anche in un periodo di crisi come questo, non è paragonabile con le grandi banche presenti nel territorio. Perché? Perché l'indagine sulla capacità reddituale del cliente veniva fatta, e viene fatta ancora oggi, vecchia maniera. Guardando il cliente negli occhi, analizzando quelli che nelle banche, l'ho scritto in un articolo, chiamano i dati non strutturati. Cioè una roba che quasi da prendere le distanze perché non lo si controlla. Beh, quei dati non strutturati lì sono il valore, è proprio il tesoro che le banche del territorio portano. L'indagine con il cliente. Banche del territorio che guardate che oggi rappresentano quasi 9.000 sportelli e circa il 20% del mercato. Banche del territorio che hanno visto in periodi di crisi come questo avere un lieve aumento della raccolta. Banche del territorio che non hanno visto gli impieghi essere messi in discussione dalle sofferenze. Le grandi banche come facevano le istruttorie delle pratiche come le fanno ancora oggi? Delle pratiche immobiliari, se un appartamento era a Milano, l'istruttoria della capacità reddituale veniva fatta in Puglia o in Sardegna. L'ho vissuto io personalmente. Cioè il dialogo con chi istruiva la pratica di mutuo avveniva con una signorina che stava in Puglia o in Sardegna, che andava avanti o meno a seconda del colore che gli appariva sullo schermo. Le banche del territorio guardano negli occhi il cliente e vogliono capire che storia ha il cliente. Ecco, questo oggi è la discrasia, questo oggi è il cammino diverso, sono modelli tutti e due presenti nel mercato, quindi solo per questo probabilmente legittimi, che probabilmente però ci parlano di storie diverse e di un futuro diverso per queste banche. Torno al tema iniziale, anche qui buttando l'ultima delle provocazioni. Mi interessa se una banca ha, faccio un esempio, 160.000 dipendenti nel mondo e guarda al mondo e non al territorio.
perché se ho 160.000 dipendenti probabilmente diventa anche legittimo lasciarne a casa 4.500, che non servono più per le strategie dell'istituto di credito. A me interessa sapere se 4.500 persone, famiglie, avranno o non avranno più un reddito. Mi interessa sapere se la piccola media impresa ha a che fare con la banca oggi non più come un compagno di viaggio di progetti industriali da condividere. Ecco, questi sono dei temi che sui dati del professore oggi vorrei che venissero un po' analizzati. Una provocazione, una battuta, l'ultima. Se siete stati nelle direzioni generali e nelle sedi delle grandi nostre banche nell'ultimo periodo, avete visto che è cambiato l'arredamento, è tutto più bello. Hanno tolto tutti i quadri, tutte le rappresentazioni dei nostri territori, le fotografie, le rappresentazioni dei nostri territori non ci sono più. È pieno di bellissimi quadri di artisti stranieri. Beh, il desiderio è magari che ci si ricordi anche dei territori da cui quelle banche lì vengono, no? E quindi il desiderio è che possano essere anche rappresentate e non solo nel mondo dell'arte. Allora, lasciandoci con questa idea qua, mi permetto di dare la parola al professore e così e di ascoltarlo con attenzione. Grazie a tutti. Ah, grazie. Sì? Anche questo, quindi Ah, scusa. questo lo lascio a sua disposizione. Sì, poi per impegni, però questo rapporto spero proprio di poterlo consultare per avere un aggiornamento perché il titolo penso mostri e l'argomentazione così profondamente le provocazioni che dal nostro relatore sono stati poc'anzi mostrate da rendere assolutamente utile una approfondita lettura. Mi scuso se intervengo prima e dopo purtroppo altri impegni ci portano altrimenti. Però a questo punto io non posso esimermi da dare una risposta alle giuste provocazioni che sono state fatte poco fa. Quella prima è della quale si discute in questi giorni. Se la politica deve occuparsi delle banche. Questo è anche un tono molto, diciamo, una domanda anche esposta nella forma opportuna, perché oggi su un quotidiano qualcun altro, e qua entriamo anche proprio nella discussione politica e partitica, ha definito le espressioni che usano, che hanno usato i miei colleghi di partito come parole dette a vanvera. Evidentemente c'è qualcuno che teme che ci sia quello che deve succedere, cioè che chi rappresenta il territorio si interessi delle questioni fondamentali che interessano il territorio. E teme che questo controllo diretto mediato dalla politica, perché così è in democrazia, così deve essere, ovviamente nei limiti di intervento specifico, quando parliamo delle fondazioni, le loro componenti che rappresentano il territorio, o di intervento legislativo nel momento in cui ovviamente parliamo da legislatori. Teme che questi interventi possano modificare quegli equilibri che secondo questa corrente di pensiero, secondo questi interessi, non vanno modificati. Dicevo, intervenire come politica vuol dire due cose: vuol dire intervenire effettivamente dove è necessario mantenere fermo
il principio della mutualità e il senso della cooperazione che ha permesso a una fetta consistente, in ordine a sportelli, in ordine ad impieghi, in ordine a depositi, del sistema bancario nazionale nel suo complesso, di essere una gamba molto solida a fronte del periodo che è trascorso, speriamo, o comunque sta lentamente trascorrendo, periodo di crisi, proprio grazie a questi strumenti. Allora, non è certo nei tempi adesso di fare un excursus storico della funzione della cooperazione, di quando sono nate le banche popolari, credito cooperativo, della loro evoluzione. Però, se pensiamo che oggi quei criteri siano superati a fronte di della globalizzazione, definiamola così, per intendere un po' il tutto anche finanziaria, anzi con la crisi recente abbiamo avuto dimostrazione che è giusto avere il contrario. E questi signori hanno inteso o intendevano, intendono anche tuttora, intervenire a livello legislativo per modificare quelli che sono, possiamo definire, il core business delle norme che riguardano il credito cooperativo e le banche popolari, no? Quindi il voto capitario, quindi l'impossibilità oltre certi limiti di agire con la raccolta delle deleghe, gli investimenti e le acquisizioni del capitale. No, cercano di modificare quella rete di protezione, cercherebbero, che invece ha tutelato e garantito al mondo delle banche popolari e credito cooperativo di essere quello che è. Attenzione, di essere quello che è. Quindi se io dico sarebbe bello fare un excursus storico e cominciare da 150 anni fa, quando hanno cominciato a radicarsi, sono cominciate le prime norme che regolavano questa funzione di cooperazione, dico che comunque sono passati 150 anni e oggi il credito cooperativo e le banche popolari, in particolar modo le banche popolari, proprio per la loro distinzione che hanno rispetto al credito cooperativo, hanno delle dimensioni, sono quotate alcune in borsa, hanno delle dimensioni tali da essersi assolutamente rese partecipi del cambiamento della società economica nel suo complesso. Quindi non dobbiamo certo pensare che quello che si va a difendere sia una mera difesa, che so, di valori, di principi storici, identitari, che non hanno aderenza invece con la quotidianità. Come il sistema economico e produttivo è evoluto, altrettanto è evoluto il sistema delle banche popolari di credito cooperativo nel territorio. Questo è fondamentale. Qualcuno non apprezza, dicevo, questa era la domanda provocatoria, questa grande funzione, perché? Perché sono capitalizzate, perché hanno tanti sportelli, perché hanno un incremento, ho dei dati, ma probabilmente saranno dati anche dopo, forniti dopo, un incremento del loro servizio annuale che è di assoluto interesse e quindi è evidente che sotto certi profili qualcuno li vorrebbe fagocitare con interessi, venivano citati poco fa, diversi da quelli che sono invece l'aderenza fra la banca, il servizio che offre il proprio territorio. Così come qualcuno, quando pensa che il credito cooperativo, dicevo poc'anzi, certe dimensioni, chiaramente non come altre grandi banche nazionali, ma comunque a livello dimensionale non ha indubbiamente delle incapacità o dei limiti, come altrettanto qualcuno pensava o pensa che i modelli industriali del manifatturiero, il piccolo e bello, siano superati o dimentichi del fatto che agiscono all'interno di distretti con una forma industriale diversa da quella fordiana o classica. Altrettanto le banche popolari e credito cooperativo anche negli ultimi anni, a livello di compagine di coesione dei diversi istituti, hanno dato via a delle
modifiche delle proprie dimensioni che hanno permesso di rimanere, ripeto, di avere, di ottenere, di mantenere, di crescere invece il livello di presenza. Poi, altra cosa, quando parliamo delle banche popolari di credito cooperativo non è che parliamo di una peculiarità italiana, erano altri paesi d'Europa, tanto che qualcuno sempre voleva che l'Europa disconoscesse la funzione della legislativa e la tutela delle banche popolari del credito cooperativo, smentito ovviamente, perché Germania, Francia e altri paesi hanno a loro stessi delle tradizioni e delle motivazioni che giustificano politicamente e socialmente, anzi garantiscono la presenza del sistema delle banche popolari. C'era un'altra osservazione che volevo fare, poi io concludo con questo preambolo, salvo una piccola ulteriore definizione politica dopo. Perché le banche popolari, le banche credito cooperativo riescono a mantenere così forte la loro presenza ed essere da filtro a chi ha idealizzato, pensava con la globalizzazione di fare un grande mercato indipendente dal cittadino, dall'utente, dal lavoratore. Io non so se avete mai visto le cifre, provato a leggere le cifre, parlando di alta, grande, enorme finanza, di alcuni fondi sovrani, quello cinese, quello dei paesi arabi, sono cifre che non si riescono quasi neanche a leggere, da quanto ampi, quanto grandi sono quei capitali. Quei capitali, se spostati in maniera e con finalità non legate alle funzioni che ha un istituto di credito, ma se spostati a livello planetario con la globalizzazione, con degli artifici volti ad ottenere risultati diversi, politici, di dominio, di mercato, possono essere dei veri e propri tsunami, terremoti, vista la loro dimensione. Quindi se non ci sono delle radici profonde legate al territorio, anche nella capitalizzazione, in grado di mantenere fermo, sto parlando di radici, beh, pensiamo, no? Sappiamo cosa succede quando c'è un disboscamento eccessivo, arrivano i venti, le tempeste, le acque poi si portano via le valli e i paesi. Boh, è un esempio che secondo me può calzare. Quindi il sistema creditizio nel suo insieme, steso, oggi parliamo del popolare credito cooperativo, ma comunque nel suo insieme, se ha delle radici che riguardano quindi l'azionariato, la presenza, il tipo di governance che abbia delle finalità legate al territorio, sono radici profonde, impediscono che eventuali spostamenti di queste enormi masse, pensiamo solamente, è un caso diverso, ma quello che può succedere se un paese non gli vengono rinnovati, ma è come un paese come il debito che ha il debito pubblico italiano, gli vengono rinnovate le scadenze dei titoli, come in parte è successo per la Grecia, solo nel recente passato, solo in condizioni come queste di fanta politica, fanta economia, potremmo pensare quali disastri potrebbe ovviamente ricevere il territorio. Allora, nella realtà di fatto il sistema bancario italiano sostanzialmente ha saputo rispondere positivamente a queste, in questo periodo è stato, ma non è stato coinvolto come altri sistemi bancari, grazie anche non solo al sistema delle banche popolari di credito cooperativo. Non può quindi, se si parla di politiche e di banche, pensare che ci sia una forza politica come la Lega Nord che rappresenta il territorio, che vuole, rappresenta le nostre difficoltà, i nostri problemi ovviamente per portare avanti il nostro progetto politico, è normale, ma non può pensare qualcuno che una forza politica che fa della rappresentanza, della valorizzazione delle differenze del territorio, proprio credo politico, si esima da ritenere opportuno sia sotto profilo legislativo che sotto profilo politico in senso stretto attivarsi perché questi istituti, queste
banche mantengano la funzione che hanno sempre avuto. Per questo anche noi abbiamo provveduto a presentare un disegno di legge, e qualcosa può essere modificato sul sistema delle banche popolari del credito cooperativo per renderlo un attimino più aggiornato, anche se modifiche non sono lontanissime dal tempo. È un disegno di legge che in maniera assolutamente sacrosanta non mette in discussione i valori fondanti della mutualità, della cooperazione previsti storicamente, ma che nel presente hanno dimostrato, come ho detto poco fa, tutta la loro valenza. Per questo io concludo, vi ringrazio dell'occasione. È un lavoro continuo, un work in progress, perché io vedo ogni legislatura, la terza che faccio, che c'è sempre qualcuno che si inventa, professore, che è necessario far evolvere il sistema della... non certo, evolvere, ingrandire, adeguare ai tempi il sistema, e io li vedo un po' come quei cani, sapete, quando vedono l'osso che gli viene la collina in bocca, ed è evidente che questa, finché ci saremo noi in Parlamento, non sarà mai una strada che potranno percorrere, non per motivi di principio, non per ideologia, non si fa politica con quello, ma perché le banche popolari sono la garanzia della forza della presenza delle nostre aziende sul territorio e anche della loro internazionalizzazione, come hanno saputo seguire molto bene anche negli ultimi anni. Ringraziare il senatore, lascio la parola al professor Alessandrini con due temi ulteriori velocissimi aperti dalla relazione del senatore. La prima, vanno pensate delle regole antiriciclaggio che a livello internazionale siano uguali per tutti. Il rischio è che accada quello che sta accadendo nell'importazione di prodotti, dove io in Europa sono costretto a produrre con alcuni vincoli e quindi sconto un costo per produrre in un certo modo. Nel sistema finanziario della circolazione dei capitali sta accadendo esattamente la stessa cosa. Nell'Occidente dall'11 settembre in avanti valgono alcune regole ferre di antiriciclaggio che fanno entrare nel sistema bancario solo alcuni capitali e non altri. Non è così per i paesi del Medio Orientale, del mondo arabo, che non hanno nessuna regola di antiriciclaggio che limiti l'ingresso di capitali nel sistema bancario. Fino a quando c'è uno spartiacque tra i due mondi che non dialogano, ciascuno fa per sé a casa propria. Quando quei capitali arrivano qui e dialogano con il sistema bancario, che è vero che ha radici nel territorio, ma che rischia di essere comprato da chi non sconta le regole che scontano le nostre banche nel nostro territorio. Quindi a livello internazionale è bene che ci si ponga un problema di estendere, sto parlando di ONU, di estendere il controllo dei capitali che entrano nel sistema bancario con delle regole che siano comuni. Prima cosa. Seconda cosa è la crisi è ferma, però non è così lontana. Sono stati pubblicati ieri sera questi dati dell'ABI che ci fanno capire come stanno soffrendo i nostri artigiani e le nostre piccole e medie aziende. Allora, a luglio di quest'anno le sofferenze che derivano nel sistema bancario, le sofferenze lorde del sistema bancario sono 70 miliardi di euro, a luglio 2010. A giugno 2010 erano inferiori di 1,5 miliardi di euro, cioè in un mese le sofferenze sono cresciute di 1,5 miliardi di euro. A luglio 2009 le sofferenze erano 30 miliardi di euro. Quindi in un anno le sofferenze del panorama bancario sono aumentate di 40 miliardi di euro. A novembre 2008 le sofferenze erano 16 miliardi di euro. Quindi novembre 2008 16 miliardi di euro, luglio 2010 70 miliardi di euro. Sofferenze derivanti da mancati pagamenti per affidamenti, per mutui non pagati, di famiglie e di piccole e medie aziende. Quindi questo è un dato su cui confrontarsi anche delle riflessioni della presenza necessaria del sistema bancario che debba aiutare chi ce la fa, perché qualcuno sta morendo e forse è giusto che muoia perché non è capace di stare nel mercato, però
anche sentire la presa sotto braccio di una banca che ti dice guarda avanti che ce la facciamo insieme, analizzando quelli che sono i dati non strutturati di un dialogo con il cliente, magari qualche posto di lavoro e qualche azienda forse la recuperiamo. Lascio la parola al professore. Beh, resto seduto qua, grazie dell'invito, grazie Agostino, perché tutto merito suo o demerito dipenderà dalla mia relazione. Io ho allargato un po' il campo, non mi limiterò a parlare solo di credito popolare, perché il credito popolare entra benissimo nei nostri discorsi. Noi abbiamo fatto uno studio per l'Associazione Nazionale delle Banche Popolari dove dimostra perfettamente quello che vi farò vedere. Però ne faremo un discorso più generale, anche perché ci avete stimolato, avete messo gli studi del MOFI, il Money Finance Research Group. Ci siamo dovuti chiamare in inglese perché nell'università italiana c'è quest'altra moda, non solo quella dei quadri che spariscono, ma se non fai delle cose in inglese non sei nessuno, se non pubblichi in inglese, e questo pure è una riflessione che ci porterebbe lontano. Sono particolarmente onorato perché è la prima volta che mi capita di parlare dinanzi a dei politici che ascoltano. Poi quando il senatore ha detto che sarebbe andato via, dico vabbè, allora invece non lo dico, ma mi ha promesso che resta 10 minuti, quindi la mia contentezza resta. Questo è lo schema, parlerò delle banche del territorio. Tre nodi problematici: uno, le dimensioni, se le banche devono crescere; l'altro, le distanze, quanto devono essere distanti dai territori; le scelte strategiche, poi una serie di conclusioni. Insomma, il problema classico che noi abbiamo affrontato è il legame banche, imprese e sviluppo. C'è una letteratura enorme, però attualmente ci sono due ordini di problemi. Da un lato la globalizzazione, che offre tendenze contrastanti, diffusione da un lato di informazioni, innovazioni, prodotti, quindi quello che noi chiamiamo livellamento del terreno di gioco, standardizza. Però attenzione, perché la globalizzazione ha nel retro della medaglia un problema di accentramento di poteri decisionali e crea nuovi rapporti gerarchici centro-periferia. L'esempio che faccio sempre è quello dell'euro. L'euro è uno strumento diffuso in più paesi, però il centro sta a Francoforte. E dall'altro lato bisogna commisurarlo con il localismo. Il localismo vuol dire che il terreno di gioco non è livellato, ci sono asimmetrie da gestire, squilibri dimensionali, che è un problema tipicamente italiano se lo confrontiamo con quello degli altri paesi, e poi squilibri territoriali, che attenzione, non è un problema solo italiano, perché nell'Europa noi portiamo in dotazione il Mezzogiorno, ma ci sono ben altri, tante altre regioni sottosviluppate. Ora, queste due tendenze tipiche, diffusione e accentramento, pari, si riscontrano nell'evoluzione delle strutture bancarie. Passo in rapida rassegna alle banche del territorio. Cosa erano? In passato il ruolo di interlocutore, come avete detto, insomma, speriamo che questo possa, sono le radici storiche, come diceva il senatore, il ruolo di interlocutore con imprese di sviluppo locale è stato principalmente assolto dalle banche del territorio. Operavano in un ambito geografico ristretto, rapporti di relazione durevoli, profonda conoscenza contestuale, e hanno contribuito a quello che noi chiamiamo l'industrializzazione diffusa dei sistemi di piccole e medie imprese, nord-est-centro, l'area NEC, il trinomio vincente anche dei distretti industriali, piccole banche, piccole imprese, piccole città, poi io dico sempre grandi uomini, quindi non piccoli omini. Nel presente le banche del territorio sono un gruppo eterogeneo, tutte si definiscono banche del territorio. Le HSBC, la più grande banca multinazionale del mondo, si definisce la banca locale del mondo, che è un po' una presa in giro, perché cos'altro c'è oltre al mondo? Quindi si va dalle piccole BCC, banche di credito cooperativo, alle banche popolari, dalle banche indipendenti alle banche acquisite in grandi gruppi bancari, cioè sono nel territorio, però la testa pensante è lontana. Non dimentichiamo che le banche italiane da poco tempo sono sottoposte a un processo di aziendalizzazione, che vuol dire sono diventate imprese in tutti i sensi, devono stare sul mercato, devono fare profitti, devono remunerare il capitale, quindi hanno tutti i problemi di scelte strategiche, dimensione, localizzazione, cosa produrre, come distribuire, come valutare i rischi, come valorizzare il capitale. Questo vale per tutti i tipi di banche. Attualmente debbono sostenere il vaglio selettivo di una competizione crescente. Ora si tratta di valutare in futuro, ed è quello il dibattito che è stato avviato con l'apertura di questo incontro, si tratta di valutare se le nuove strutture bancarie siano funzionali alle nuove esigenze di sviluppo dei sistemi locali di piccole e medie imprese, che si stanno evolvendo, perché anche i distretti non sono più gli stessi di una volta,
Se ancora contano il radicamento territoriale, la familiarità ambientale nelle strategie di competizione territoriale delle banche, e vediamo che adesso c'è un ritorno verso questa tendenza, se in particolare le banche delle comunità, questo è il modo più ampio di definire le banche del territorio, banche delle comunità, possano mantenere un vantaggio competitivo. E quello che è stato messo in dubbio fino alla grande crisi è quello che adesso viene rivalutato dopo questa grande crisi. Un breve accenno al quadro di riferimento, il processo di aziendalizzazione l'ho detto, c'è stata una riduzione del numero di banche e un aumento dei gruppi bancari in Italia, incredibile, più di 500 operazioni negli anni 90, delle quali 170 operazioni di fusione, acquisizione, incorporazione hanno riguardato le banche popolari. Quindi il numero di banche è diminuito, le dimensioni medie delle banche sono aumentate. Cosa ha comportato questo? Ha comportato un problema di distanze tra banche, imprese e comunità locali. Si sono modificati i rapporti di prossimità, il contrario della distanza, tra banche e comunità locale. La maggiore diffusione territoriale degli sportelli, ma anche delle tecnologie informatiche, ha portato le banche più vicine ai territori. Addirittura c'è un economista britannico, Richard O'Brien, che nel 1993 ha scritto un lavoro intitolato La fine della geografia bancaria e finanziaria, dicendo in fondo con le tecnologie moderne si potrebbe anche non avere più le banche, oppure averne una sola che gestisca tutto il mondo, ma lui lo diceva in modo provocatorio. Perché con le nuove tecnologie, io per esempio in banca non c'entro quasi più, faccio tutto da casa. Ci abbiamo quindi questa impressione che la banca è vicinissima, qualunque tipo di banca, anche quelle enormi con 160.000 dipendenti. Quindi c'è una maggiore prossimità operativa. Però attenzione, funziona quel discorso che dicevo all'inizio, il maggiore accentramento territoriale delle sedi direzionali in seguito alle fusioni, per effetto appunto dell'aggregazione bancaria, ha determinato quella che noi chiamiamo, noi intendo anche io il professor Alberto Zazzaro che è qui presente, che è venuto ad ascoltare, è il segretario generale della Società Italiana degli Economisti, e ho la fortuna di collaborare con lui ad Ancona nella nostra università e da 20 anni ce la ragioniamo su questi temi. Abbiamo definito questo concetto per cui abbiamo il copyright, distanza funzionale, nel senso che adesso vi spieghiamo. Quali sono quindi i principali nodi problematici? Io ne ho immaginato 3 che vi possono interessare. Un problema di dimensioni, ma le banche devono tutte crescere? Un problema di distanze, conta dove sono localizzate le banche? Una volta che imprenditori marchigiani, mi è successo 15 anni fa, quando era in atto un ennesimo processo di fusione, ho detto ma scusate, non possiamo essere un po' più attenti a che cosa si determina, con quale gerarchia territoriale poi se ne esce da queste fusioni, e un imprenditore ha detto ma insomma a noi che ci importa, basta che le banche ci diano i soldi, poi dopo dove stanno, stanno. E da quello che dirò adesso capirete cosa vi posso aver risposto. Conta dove sono localizzate le banche, soprattutto dove stanno le teste pensanti, e poi quali sono le strategie territoriali che bisogna auspicare. Questo è un dato significativo. Arriva al 2006, sono gli istogrammi, mi spiace che voi non vedete, sono gli istogrammi più chiari, e vedete, se noi misuriamo la dimensione delle banche per numero di sportelli per banche, facciamo la media, siccome ci è stato detto per anni che le nostre banche erano troppo piccole, dovevano crescere, ma insomma al 2002, al 2006, la media delle banche italiane, la cui dimensione è cresciuta dei 2 istogrammi, è superiore alla media delle banche tedesche. In linea con le banche del Regno Unito, quando si pensa al Regno Unito si immagina grandissime banche, alcune grandi banche stanno nella città di Londra, ma ci sono tante altre piccole banche, è nella media dell'Unione Europea. Cos'è piccolo in Italia? È la seconda linea di istogrammi, il rapporto attivo bancario su PIL, allora lì siamo sottodimensionati rispetto alla Germania, alla Francia, al Regno Unito. Cosa vuol dire? Che il volume di capitale di intermediazione che le banche italiane nella media fanno girare è più basso. Questo però è legato anche al fatto che ci sono le piccole imprese, più che altrove, quindi c'è meno finanza. Oh, dunque, quest'anno ho avuto l'onore di fare la prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico della nostra università e io l'ho definita, il titolo è stato Perché le banche sono impopolari? Ho definito vari tipi di impopolarità, non ve li dico tutti, però l'impopolarità dimensionale è questa che vi dico adesso. Come per le imprese produttive, per le banche si è passati da un'impopolarità delle piccole dimensioni, per cui si diceva fino agli anni, dagli anni 90 fino alla prima della crisi attuale, too small to survive, sei troppo piccolo, non ce la fai, devi crescere, ma crescere facendoti acquisire, e lo dicevano quelli pronti ad acquisire.
Adesso è il contrario, popolarità delle grandi dimensioni, adesso si dice too big to fail, sei troppo grande per cui vi tocca sostenerti perché sennò è impossibile farti fallire, e questo determina cosiddetto azzardo morale, nel senso che i gestori di queste grandissime banche sanno che comunque alla fine le banche verranno protette. L'unica che non è stata protetta è la Lehman Brothers, che però ha provocato disastri, per cui questo è un problema praticamente. Piccole banche come per i figli, figli piccoli, piccoli problemi, grandi banche, grandi problemi. Una nostra piccola rivincita, l'ho messo tra virgolette, per noi è una grande rivincita. Siccome abbiamo sostenuto sempre queste cose, che non dovessero necessariamente crescere tutte le banche, che in un sistema, come in un sistema produttivo, anche in un sistema bancario, servono le grandi, le medie, le piccole. Avevamo troppe poche grandi banche. Il che non vuol dire che tutte devono diventare grandi, come in Italia abbiamo troppe poche grandi imprese, il che non vuol dire che però dobbiamo buttare a mare tutte le piccole imprese. Noi abbiamo fatto qui, sono citati gran parte dei nostri studi, come detto abbiamo iniziato nel 95-96, insomma sono tanti anni, che noi abbiamo messo sempre sotto vaglio critico il problema delle fusioni e delle acquisizioni. Attenzione, ci sono fusioni e acquisizioni spinte anche dalla Banca d'Italia per salvare le banche quasi fallimentari, quindi alla fine nell'ottica della stabilità poteva andare bene, però noi abbiamo detto anche, immaginato che ci fossero delle diseconomie gestionali, perché con tutti quei 500 processi di fusione e acquisizione quanti problemi di riassestamento si sono creati. E poi il discorso, perché se tutte le banche si fondono alla fine cosa vogliamo rimanere? Con 5 banche, con 3 banche la concorrenza va a farsi benedire. Questo sta avvenendo nel mondo automobilistico, dove si immagina che resteranno soltanto 5 grandi colossi nel mondo, però vorrei vedere dopo se si mettono d'accordo cosa succede alla concorrenza. C'è una sottovalutazione quando le banche delle concentrazioni bancarie, delle cosiddette asimmetrie territoriali. Appunto, dove va a finire chi governa la banca se mi acquisita la banca del mio territorio? E cosa pensa laddove va a finire? Va a finire a Londra, va a finire a Milano, va a finire a Caltanissetta? Si creano nuovi rapporti gerarchici centro-periferia. E noi abbiamo dimostrato che ci sono effetti negativi sulle piccole e medie imprese e sullo sviluppo locale, tanto maggiore è l'aumento delle distanze funzionali. Questa è una dimostrazione che abbiamo fatto econometricamente, quindi non sono chiacchiere, sono dati, dimostrazioni, risultati scientificamente provati. E adesso cerco un attimo di farvi capire qualche cosa. Come misuriamo le distanze funzionali? Non solo la distanza fisica in chilometri, cioè quanto distano quelle che definiamo le teste pensanti, cioè i centri direzionali, dai vari territori, ma anche la distanza funzionale socio-economica, perché potresti essere vicino a un territorio, ma c'è una differenza, per cui quel territorio è sottosviluppato, tu sei sviluppato, fare banca là è diverso che fare banca qui. E poi c'è una distanza funzionale strategica, cioè non solo dove stanno le teste pensanti, ma cosa pensano queste teste pensanti. Questo ci può portare anche a recuperare le acquisizioni delle grandi banche, purché pensino in modo articolato. Ora, le nostre indagini, ve la faccio breve, sul sistema bancario dimostrano l'esistenza di effetti negativi delle maggiori distanze funzionali. Cioè, tanto più aumentano queste distanze, tanto maggiore la quota di imprese che si dichiarano razionate. Allora è vero che i politici vanno via. Ecco, dobbiamo andare via davvero. Ne resta almeno uno? Sì. Grazie. Allora vale quello che ho detto all'inizio. Grazie, professor. Grazie a lei. Mi scusi. Buon lavoro. Però ricordatevi le distanze funzionali che sono importanti. Quindi ci sono maggiori vincoli finanziari per imprese, nel senso che si dimostra che tanto più un sistema locale ha un sistema bancario con la testa pensante lontana, tanto maggiore è il razionamento del credito alle imprese. E poi ci sono altri dati che dimostrano questo razionamento. Gli effetti sono asimmetrici, sono tanto maggiori per le piccole imprese. Ma perché? Perché le piccole imprese sono più opache e bisogna conoscere, come diceva Agostino, guardarli negli occhi gli imprenditori, cioè non, i bilanci cosa possono dire, insomma. Quindi le grandi imprese hanno magari dei bilanci, anche quelli magari abbastanza ben camuffati, vedesi il caso Parmalat, però il piccolo imprenditore va conosciuto contestualmente. Quindi tanto più sei lontano, come diceva Agostino, tanto più, noi l'abbiamo dimostrato, aumentano gli effetti. E sono maggiori questi effetti negativi per le imprese meridionali e minori per le regioni più avanzate. Qui vi faccio vedere alcuni dati sulla cosiddetta prossimità operativa. Vedete che tanto più è scuro il disegno dell'Italia, tanto più sono vicine le banche con gli sportelli al territorio.
E questo secondo riguarda invece il rapporto tra sportelli bancari rispetto al numero di imprese manifatturiere. Anche qui vedete che semmai è la Calabria e parte della Campania che c'ha una sottobancarizzazione, però insomma il sistema italiano è abbastanza ben bancarizzato. Vorrei saltare questo e vorrei farvi vedere da subito, per non tediarvi troppo, cosa vuol dire questo discorso che ho fatto. Dal 1990 al 2009 vedete delle linee e sono, per l'istogramma di destra, quelle che noi abbiamo chiamato le distanze funzionali, cioè vuol dire che se la linea è crescente sono aumentate queste distanze, sono aumentate molto di più per il mezzogiorno, sono aumentate anche nel centro-nord, però molto di meno. Quindi c'è stato un processo di delocalizzazione del sistema bancario dal mezzogiorno, tant'è vero che adesso si è pensato a rimettere una banca, una testa nel mezzogiorno, la banca del sud. Quindi sono aumentate le distanze funzionali, è aumentata la prossimità operativa, cioè il numero di sportelli che ci sono nel territorio. Vengo all'ultima parte del mio discorso, le scelte strategiche. Allora, questi effetti selettivi delle maggiori distanze delle banche rispetto alle imprese e ai territori come possono essere attenuati? Innanzitutto con la rete dei confidi, che bisogna riorganizzare. I confidi sono le garanzie collettive, cioè se c'è un sistema di tante piccole imprese, ciascuna delle quali isolatamente presa è molto opaca e non riesce a dare garanzie e quindi il sistema bancario è portato a razionarlo, a dargli meno credito, aggregandosi con il confidi si riesce ad avere una mitigazione di questo effetto negativo. Poi il fatto che le banche debbano mantenere una propensione ad adattarsi alle diverse esigenze di sviluppo economico, sociale e locale. Se il terreno, se siamo in un'area, e non è il caso dell'Italia, ma non è nemmeno il caso dell'Europa, dove tutti siamo uguali, nord, centro, mezzogiorno, sistemi locali, il terreno di gioco è livellato, allora alla fine può andare bene un'aggregazione e dovunque stia la banca, ma se ci sono squilibri territoriali, allora fare banca al mezzogiorno non è la stessa cosa che fare banca al centro, non è la stessa cosa che fare banca al nord, e questo va detto. Quindi più che standardizzare, conta capire caso per caso, situazione per situazione, a seconda delle imprese e delle realtà locali. Di nuovo Agostino l'ha sintetizzato dicendo guardare negli occhi. Io poi dicevo là, mentre ti ascoltavo, guardare nelle tasche però almeno, perché il banchiere nelle tasche vi ci guarda, di sicuro. Più che la crescita dimensionale, conta la sensibilità territoriale delle banche, perché a me va anche bene una grande banca, purché si disarticoli e mantenga un'attenzione che tutti gli anni 90 invece il discorso era tavola rasa, standardizziamo, vendiamo lo stesso servizio a chiunque, prendere o lasciare. Adesso c'è un discorso di ritorno in cui si cerca proprio di recuperare questa sensibilità territoriale. Cosa occorrono? Strategie di decentramento funzionale, di adattamento flessibile. Se è così non è più una questione di dimensione, ma di sensibilità strategica. Per esempio le banche popolari debbono mantenere la loro sensibilità locale, perché anche le banche popolari, avete visto, 140 fusioni, devono mantenere crescendo la loro sensibilità localistica originaria e trasmetterla anche nelle loro proiezioni dimensionali nei territori lontani. Per esempio il credito valtellinese Sondrio ha acquistato il credito siciliano, cioè una banca che sta in Sicilia, e porterà il bel modo di fare la banca della Valtellina e della Lombardia, però adattandolo alle esigenze siciliane. Quindi le grandi banche che operano in territori diversi sarebbero addirittura nelle condizioni migliori per diversificare le loro strategie, perché possono abbinare la migliore combinazione redditività-rischiosità nelle aree avanzate, quindi possono recuperare reddito dalle aree più avanzate dove è facile fare banca, è facile valutare le imprese, si dà molto credito con più facilità, fare profitti e investirli in termini di sviluppo a redditività differita, cioè aspettando che poi lo sviluppo avvenga nelle aree meno avanzate, questo contribuirebbe. Era il progetto della Banca d'Italia, quando la Banca d'Italia ha fatto acquisire molte banche nel mezzogiorno intendeva proprio questo, dicendo benissimo, laggiù da sole non ce la fanno, sono gestite male, facciamo l'acquisire dalle banche del nord. Non è andato però così bene. Conclusioni, io dividerò vari tipi di responsabilità, c'è la responsabilità delle banche, il banchiere imprenditore. Una responsabilità gestionale, quindi fare utili, non deve scandalizzare che le banche facciano utili, come per ogni impresa, anche perché le banche si devono patrimonializzare, se si devono patrimonializzare devono remunerare l'azionista e quindi devono fare utili.
uno dei problemi dell'Unicredito è che adesso gli utili si sono abbassati, quindi il problema di chi le prenderà in mano sarà un po' di ritornare a fare utili. Ma anche una responsabilità sociale e territoriale, cioè deve fare sviluppo. La banca è un fondamentale agente di sviluppo. In certi territori è l'unico agente di sviluppo che possa operare, perché non solo eroga credito, ma seleziona progetti, veicola innovazione, perché dire questo progetto va bene, innovativo, questo non va bene, vuol dire avvalorare le innovazioni. Valuta le potenzialità delle imprese locali, afferma i principi della trasparenza, perché la banca ha bisogno di vedere o negli occhi o nelle tasche, però di sapere qual è la realtà, perché non dimentichiamo che la banca gestisce i nostri soldi, quindi noi vogliamo che le banche si assumano quello che ho chiamato il peso di una impopolarità costruttiva, cioè le banche devono sapere anche dir di no. E quindi le banche, Banco di Napoli perché è saltato? Perché si diceva di sì a tutti, era gestito in un modo tutto sommato sbagliato, però si poteva salvare il Banco di Napoli. A un certo punto si è deciso di farlo acquisire e poi ci siamo detti, o il nostro ministro Tremonti ha detto, forse sono usciti i buoi dal mezzogiorno, serve riportare una banca nel mezzogiorno. Contribuisce a formare, a valorare, a validare una classe dirigente locale, quindi una banca che faccia da agente di sviluppo, che faccia sviluppo, crea classi imprenditoriali, professionisti, amministratori, dirigenti, ma anche buoni banchieri. Le due responsabilità, gestionale, sociale e territoriale, che ho indicato prima, devono coesistere, quindi non servono banche profittevoli se non favoriscono lo sviluppo locale. Favoriscono i portafogli degli azionisti, però chissà dove stanno questi azionisti, quindi la banca deve sposare la sua capacità di fare profitti con lo sviluppo locale. Questo sembra adesso l'abbiano capito tutti, si è voluta una grande crisi, grandi scossoni, grandi drammi, crisi che non è partita dall'Italia, è partita, sapete bene, dagli Stati Uniti, però si è diffusa nel mondo. Lo hanno capito anche le grandi banche che hanno scoperto una vocazione territoriale, adesso tutte parlano di territorio. Ciò conferma quanto abbiamo sempre sostenuto. Io e Alberto Zazzolo siamo andati in convegni 10 anni fa a Milano, eravamo considerati un po' i periferici che ci avevano ancora nella testa il piccolo e che quindi noi abbiamo sostenuto che non è tanto una questione di dimensione delle banche ma di sensibilità strategica dei banchieri, una parte dei quali è meglio che vivano e operino nel nostro territorio, perché almeno sappiamo che ce l'hanno nel sangue, per almeno due buone ragioni. Una centralità che abbiamo chiamato funzionale, cioè con la concentrazione territoriale di competenze qualificate, managers, dirigenti, funzionari, analisti finanziari, professionisti. Vi faccio un esempio, sono gli ultimi 5 minuti per gli stanchi e gli annoiati. È stata acquisita la Banca Popolare di Ancona, un'ottima banca, perché spesso io capisco che si compra le banche, ma non capisco che se le vende, se non che per motivi così di potere non ben definibile. Questa banca aveva un centro direzionale con tutti questi personaggi, manager, dirigenti, funzionari, amministratori finanziari, eccetera. Questa banca è stata espropriata, pagata molto per il suo valore territoriale. L'ha comprata la Popolare di Bergamo, poi dopo è diventato UBI e alcune delle cose adesso di questo grande gruppo bancario sono gestite anche a New York. Quindi prima si facevano, Agostino, quelle cose che dicevi tu. La Banca Popolare di Ancona faceva i giardinetti, giardinetti vuol dire un insieme di titoli che hanno diverse scadenze per 200.000 lire, 300.000 lire, mezzo milione o adesso 200.000 euro per i pensionati che volevano piccoli investimenti. È arrivato l'ordine, come dicevi tu, non si discute, al di sotto del milione di euro standardizzazione. E poi c'è la centralità economica. Avere in un territorio, dunque la competizione bancaria serve, che in un territorio ci siano più banche di estrazione diverse che si chiamano banche del territorio ma che vengono anche da fuori, è importante per avere competizione. Ma se in quel territorio abbiamo una forte banca locale, forte, ben radicata, in grado di sostenere la competizione, non difesa perché è lì ma perché è forte, quindi bisogna anche renderla competitiva, avere uno più forti competitori bancari in un'area delle comunità locali inducono le banche esterne a confrontarsi sugli specifici obiettivi di sviluppo locale, se vogliono acquisire vantaggi di conoscenza contestuale. Se invece non c'è una forte presenza competitiva nel territorio, in quel territorio si fa azione, tra virgolette, di rapina, si prende il risparmio e lo si mette dovunque possa servire.
Il dovere dei governi, ve lo dico molto rapidamente perché qui siamo nella sede del governo, servono regole flessibili, prudenziali, concordate a livello internazionale, adattate all'evoluzione tecnologica e istituzionale, va bene i vincoli patrimonio-rischio, adesso arriverà Basilea 3, se volete un'altra volta ne discutiamo, ci sono anche tante perplessità, freni al gigantismo bancario, bisogna dare incentivi fiscali agli scorpori, almeno su base nazionale, tracciabilità dei rischi finanziari, quindi le cosiddette prove di stress che si stanno facendo, attenuazione del comportamento prociclico delle banche, perché nei periodi di boom le banche debbono accantonare in modo prudenziale per mettere del fieno buono per i periodi di crisi, e questo con Basilea 3 in parte, con il liquidity ratio eccetera, se ne sta parlando, lo si è recepito. Poi concludo con i compiti delle istituzioni locali, sono chiamate ad assumere un ruolo più attivo nelle politiche di stimolo, di concertazione e finalizzazione dei cambiamenti necessari a favore dello sviluppo locale, devono favorire la convergenza tra interessi privati e interessi pubblici. A mio modo di vedere non serve puntare ad acquisire, a controllare, lo si può fare tramite le fondazioni ma non direttamente, le banche, che vanno lasciate alla sfera della competizione privata. Quindi Agostino, la tua provocazione, la politica fuori o dentro, la politica deve stare dove riesce a far bene, ma stia fuori, stia dentro, non è quello il problema. Io sarei preoccupato di province che si vadano a comprare le banche, perché sono preoccupato dopo di chi ci mettono. Allora le banche lasciamole sotto l'attenzione politica, ma nella sfera della competizione privata. Quello che serve molto, secondo noi, è la riorganizzazione della rete dei confidi, serve molto per il Mezzogiorno, serve molto per le aree anche distrettuali in Toscana, non solo nel Mezzogiorno, nelle Marche, eccetera, in crisi, perché con una rete dei confidi si può attuare quello che si fa all'estero, lo si fa in Francia, lo si fa in Germania, un'interazione virtuosa tra banche, imprese e sviluppo locale, perché la rete di confidi di secondo livello, adesso non so se siete al corrente, può essere quella patrimonializzata da una regione, da una provincia, da un ente locale. Vi ringrazio. Ringrazio il professor Alessandrini per gli stimoli che sicuramente verranno sviluppati in questi interventi. Ringrazio il collega dell'Erba che è presente in sostituzione dell'avvocato Azzi, lo ringrazio delle sue competenze e dell'essere presente qui con noi anche da collega per riflettere su questi temi. Non sarà presente, abbiamo ricevuto una comunicazione ieri sera tardi, il presidente Ponzellini per un consiglio straordinario di Impregilo. Ne siamo dispiaciuti ma anche preoccupati che ci sia qualche opera straordinaria che si ferma, quindi ben venga che ci sia un consiglio straordinario cui debba presenziare urgentemente. Detto questo, siccome oggi sono in vena di spararle grosse, diciamola proprio tutta però su anche due temi. Ha senso che non ci sia veramente che il controllore, cioè chi controlla le banche, medio, piccole o grandi che siano, sia posseduto dal controllato? Perché se poi ci rendiamo conto di quello che è accaduto in questo ultimo periodo, le osservazioni della politica sono servite a risvegliare dal torpore chi doveva controllare quello che stava accadendo. E allora se oggi noi immaginiamo che c'è Banca d'Italia che è posseduta nel capitale, che è quella che dovrebbe controllare, da tutti gli istituti di credito, allora anche l'analisi di in che direzione sta andando il mondo delle banche è un'analisi che va fatta alla luce delle politiche del controllo di Banca d'Italia, di quel che facciamo fare alle banche e di quel che non gli vogliamo far fare, innanzitutto. Detto questo, poi lascio la parola al collega, portatore dell'esperienza proprio delle banche di credito cooperativo del territorio. Bene, innanzitutto grazie per l'invito, mi fa piacere stare con voi in questa sede così prestigiosa e direi subito che avevo preparato un intervento ordinato e sistematico che però alla luce delle considerazioni del professor Alessandrini e delle cose che ho sentito dal senatore Franco vorrei abbandonare e a costo di fare un intervento magari disordinato stare più su questi argomenti, su argomenti che mi sembra che dai primi due interventi vengono posti sul tappeto. Quindi
vorrei stare proprio sull'attualità che sollecitano queste riflessioni. Allora, in primo luogo vorrei rassicurare l'Avvocato D'Antuoni che la partecipazione della proprietà delle banche, le nostre non partecipano, al capitale di Banca d'Italia è un atto puramente formale che riviene da esperienze storiche risalenti sostanzialmente alla grande riforma degli anni 30. Dico alla grande riforma non perché sia stata una riforma grande, sul non do un giudizio di merito, ma fu una riforma rivoluzionaria per l'epoca. Voi pensate che a quel tempo c'erano vari istituti di emissione, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia battevano monete, quindi c'era un bel problema di gestione di queste cose. Ci fu, questo sì, un grande ministro delle finanze, De Stefani, all'epoca, che riordinò, contribuì a riordinare tutto il sistema. Quindi direi che non è questa partecipazione al capitale di Banca d'Italia che ci preoccupa. Diciamo che in tutti questi anni, salvo certi episodi che sono stati anche oggetto di valutazioni giudiziarie, credo che lo siano tuttora, la Banca d'Italia ha sempre dimostrato una grande indipendenza e una elevata professionalità. Quindi direi che da questo punto di vista non abbiamo particolari problemi. Quindi il rapporto con Banca d'Italia, anzi noi banche lo avvertiamo molto forte perché sono dei controllori molto puntuali e certe volte forse arrivano dopo che l'incendio si è consumato, però nell'ordinario svolgersi delle cose Banca d'Italia è un professionista molto qualificato. Bene, io prima di andare avanti nel ragionamento che svolgo con voi come una conversazione, mi farei una domanda. Se chiedessi che cos'è una banca, perché ad un certo punto a un'azienda gli diciamo questa è una banca, che cosa, se ci riflettiamo, caratterizza questa azienda organizzata? Questa la chiamiamo banca, perché questa la chiamiamo banca e un'altra non la chiamiamo banca? L'unica cosa, è come il fatto del genoma, l'unica cosa che distingue la banca da un'altra impresa che si occupa di attività finanziarie è un requisito semplice, la possibilità di fare pubblico risparmio. Fare pubblico risparmio al fine di concedere credito, perché se voi ci riflettete, anche se la Fiat emette un bond, raccoglie pubblico risparmio, ma lo impiega nella propria impresa. Una qualsiasi società finanziaria emette un bond, ma gli serve per fare un'attività finanziaria, mentre la banca, e questo lo dice il legislatore, è quell'impresa che è ammessa al pubblico risparmio al fine di rilasciare credito. Quindi la funzione tipica della banca è quella della intermediazione. In Italia associamo a questo concetto, che è un concetto che riviene dalla seconda direttiva europea che produsse il testo attualmente vigente, che è, se non sbaglio, il numero 385 del 93, che ha praticato una riforma che sostanzialmente è diventata effettiva il 95, il 96. Volevo portarvi su un argomento interessante, va bene? Allora, questa riforma ha riordinato complessivamente il sistema bancario e ha fatto sì appunto che questa impresa sia l'unica ammessa al pubblico risparmio per fare gli impieghi. Nella Costituzione italiana vi è un passaggio particolarmente significativo che non è contenuto sempre in altri ordinamenti, e cioè è scritto nella Costituzione che la Repubblica protegge il risparmio. Quindi, attenzione, il legislatore europeo, al quale noi ci siamo adeguati, dice che è banca quella che raccoglie il risparmio, ma questo risparmio nel nostro ordinamento, per norma primaria, ha una protezione elevatissima, perché addirittura dice la Repubblica protegge il risparmio, dice la Costituzione. Quindi il legislatore dell'epoca non poteva impegnare di più lo Stato che usando questa espressione. Quindi che cosa significa? Significa che noi abbiamo sì chiara la idea che la banca, come dice il testo unico, è un'impresa, e quindi dal 95 in poi è morto tutto quel sistema bancario che diversificava vari soggetti, banche pubbliche, banche di interesse pubblico, banche SPA, c'erano molte modalità
giuridiche per fare banca. Il legislatore ha sgomberato questo campo e trova due modelli soltanto per fare la banca, che è la banca SPA, modelli giuridici, la banca SPA e la banca cooperativa. La banca cooperativa a sua volta si distingue in due specie, che sono la banca cooperativa, secondo la modalità che chiamiamo di banca popolare, e la banca cooperativa a mutualità prevalente, che sono le banche di credito cooperativo. Non c'è una terza modalità. Quindi diciamo che il legislatore, la politica appunto, ha stabilito che la banca deve essere un'impresa e va fatta in questo modo, punto, a capo. Ma nello stesso tempo, siccome ha questa funzione rilevantissima, chiunque percepisce la banca un po' di più di un'impresa strettamente privata. Quindi la banca genera nel pubblico un'aspettativa di particolare adeguatezza che non si attende dall'imprenditore diverso da quello della banca, perché tutti ci attendiamo che la Fiat faccia macchine belle e funzionanti, se poi non dovessero funzionare uno si compra un'altra banca, senza che ciò si compri un'altra macchina, senza che ciò generi particolari avversioni nei confronti del produttore. Dice, no, io non compro più la Fiat perché non andava bene. Quando invece la negatività viene prodotta dalla banca, si genera una avversione sociale, quindi discutiamo della reputazione delle banche, perché le banche fanno così, fanno colà, quale deve essere il modello. È chiaro che i modelli sono giusti o sono sbagliati a seconda poi se sono premiati dai fatti o se i fatti invece li bocciano. Purtroppo Unicredit si trova in una situazione molto complessa per le cose che stanno scritte sul giornale, e quindi si viene messo in discussione quel modello della grande banca internazionalizzata. Però dobbiamo anche tutti dire che qualche anno fa chiunque, quando pensava alla banca che si evolveva, pensava a una banca transnazionale, a una banca capace di fare finanza, capace, come si dice, di premiare gli stakeholder. E quindi tutti quanti noi vedevamo i dati del ROE. Il ROE è un signore che da qualche anno a questa parte è morto completamente, nessuno s'azzarda più a dire ah, come siamo bravi perché abbiamo questo ROE. Questo parametro, che in qualche quando si pubblicava per esempio l'Atlante delle banche da parte di giornali economici, si metteva il rank, la classifica sulla base del ROE. Quindi sono bravi quelli che premiano da un punto di vista economico quelli che danno ai risparmiatori, agli stakeholders, agli investitori e portatori di interessi in generale un rendimento elevato. A un certo punto ci siamo accorti che forse non era questo, perché per dare il rendimento elevato erano costretti a far girare il volano al massimo, erano costretti a fare ad operazioni a breve, erano costretti ad andare a cercare ottimizzazione degli investimenti da qualsiasi altra parte, che ogni banca aveva bisogno di pubblicare delle trimestrali sempre crescenti, con numeri sempre crescenti, e quindi direi banalmente ad un certo punto la macchina per qualche ragione è scoppiata, ed è scoppiata quando tutta questa parte, come devo dire, strumentale, un po' virtuale, non è stata più sorretta dalla macchina vera e propria, cioè dall'economia reale. Quindi l'economia reale poi alla fine dei conti è quella che sostiene queste astrazioni, e quindi abbiamo scoperto che tutti quegli imprenditori, perché lo dobbiamo dire, che utilizzavano le proprie liquidità eccedenti, chi è stato in banca avrà memoria sia di quegli episodi ma anche di quegli altri episodi di quando si diceva ah, per esempio ci sono catene di gran distribuzione che fanno più utili dalla parte finanziaria utilizzando in modo ottimale le eccedenze di cassa, perché voi immaginate che le grandi catene di distribuzione dei vari supermercati diffusi in tutta Italia o addirittura in tutta Europa incassano in contanti, quindi hanno pacchi di liquidità, per cui l'utilizzo efficiente, come si diceva una volta, adesso non si dice più, di questa liquidità alimentava il conto economico, quindi questi guadagnavano sì vendendo il dentifricio, ma riuscendo a guadagnare anche da questa ottimizzazione. E quindi questa modalità è declinata fino anche ad imprenditori piccoli, e quindi imprenditori che non avevano nessun bisogno di questi strumenti hanno iniziato a fare investimenti, chiamiamoli investimenti, speculazioni sostanzialmente, sulle aspettative dei derivati.
fino a quando la macchina dei derivati ha funzionato, tutti dicevano: ah, ma io sono bravo, mi rivolgo a quella banca con quel tal funzionario, eccetera. In realtà questi facevano operazioni speculative su nozionali. Voglio dire, i derivati non sono né buoni né cattivi. Diventano cattivi quando non sono veri. Mi permetto, solo per quelli che non avessero chiaro il meccanismo, se io produco giacche e riesco ad andare in contatto con una grande catena, appunto, di distribuzione, e questi mi fanno un contratto a 3 anni perché io gli venda giacche di cotone a 50 euro, è chiaro che io innanzitutto per tenere il prezzo devo approvvigionarmi della materia prima conservando la stabilità del prezzo. Il professore ce lo dirà, l'effetto positivo in economia viene generato dalla stabilità dei rapporti complessivamente intesi. Benissimo, quindi io che compro e lo pago in dollari il cotone dal Vietnam, ho bisogno di stare tranquillo che continuerò a pagarlo il cotone 20 euro. Chiaro? Allora che cosa faccio? Faccio un derivato sui titoli, un derivato su valute, per cui periodicamente pagherò una certa quantità di euro e loro mi daranno una certa quantità di dollari. In questa maniera, pagando un premio che è il costo del derivato, io riuscirò ad avere sempre la quantità di dollari con valore euro uguale per comprare il tessuto. Quindi è vero che a me servono i soldi, è vero che con quei dollari io compro tessuto e quindi per 3 anni l'operazione va a compimento. Immaginate invece se io sono costretto, perché faccio un'operazione sul nozionale, a prendermi quei dollari, a non sapere che cosa farne, perché non c'ho il produttore di cotone vietnamita al quale darlo e ricevere la merce, perché ho fatto l'operazione speculativa e il dollaro sta perdendo valore. Che faccio? Imbarco le perdite e dirò, come molti dicono, a ragion veduta o no, lo stabiliscono i tribunali, che loro non avevano capito l'operazione, che non sapevano che era un'operazione a rischio, che a loro in realtà non serviva e che gliel'ha piazzato il funzionario della banca. Ora è chiaro che, come sempre, la verità sta in mezzo, ci saranno stati quelli ingannati, ci saranno stati quelli che invece avevano prospettive. Certo è che c'è sempre, come devo dire, quel grande libro di economia che nessuno ricorda mai di leggere, che è Pinocchio. C'è sempre qualcuno che crede che ci siano, crede che c'è sempre un gatto e una volpe, e c'è sempre un Pinocchio che crede che ci sia il campo dei miracoli dove si mettono soldi e senza fare sforzo questi soldi nascono. Tutti dovrebbero ricordarsi che la produzione della ricchezza è una cosa molto difficile e molto complicata. Quindi quando qualcuno si trova in tasca una ricchezza alla quale non corrisponde un lavoro concreto, si dovrebbe domandare, non avendo comprato il biglietto della lotteria, come fa a trovarsi questi soldi in tasca. È chiaro che quei soldi sono il premio al rischio che lui ha assunto e quindi non sono soldi non guadagnati, sono soldi che premiano un rischio, quindi significa che quel signore, consapevolmente o no, si è esposto a un rischio ed essendosi esposto a questo rischio gli viene premiato quando il sinistro ottiene il premio perché il sinistro non si è verificato, ma la prossima volta si potrà verificare e quindi loro non sono consapevoli del perché incassano questi soldi, ma il premio del rischio. Dico queste cose per dire che questo mondo era visto con sistemi sempre più sofisticati, sempre più estesi, sempre più globalizzati, era visto come il mondo moderno, come il mondo verso il quale dovevamo andare avanti. Per cui io che faccio il presidente di aziende cooperative da qualche anno, partecipavo, come partecipo oggi, a tanti convegni e, come giustamente ricordava prima il senatore Franco, capitava sempre il giornalista, l'interventore, l'altro relatore che ti faceva la domanda: tu quando devi morire? Cioè, beh, quando finite voi? Voi siete troppo piccoli per sopravvivere. E quindi ci troviamo a fare questa domanda un po' imbarazzante, perché poi uno vorrebbe rispondere male, le circostanze vogliono che uno si comporti sempre educatamente, però voglio dire, scongiuri e male parole non sarebbero stati sbagliati. Perché? Perché evidentemente
quando parte una corrente si promuove il pensiero unico e tutti sono inclini ad avere una sola idea. Quindi l'idea è quella, per carità, chi vuole assumere consapevolmente rischi e vuole fare l'impresa finanziarizzata, se ritiene che quel modello è coerente con le sue aspettative e con i rischi, uso sempre la parola rischi, che intende assumere, va benissimo. Il problema è che quel modello non può essere replicato come l'unico modello, per cui fortunatamente il legislatore di quegli anni ci ha dato più modelli e qualcun altro è rimasto agganciato a quel modello. Noi, per esempio, siamo rimasti agganciati a quel modello, cioè al modello dell'economia reale. In questi anni di grande finanziarizzazione, noi abbiamo avuto anche difficoltà di relazioni con i nostri clienti, perché diventa difficile riuscire a far comprendere a quello che ti viene a parlare di speculazioni, di grandi guadagni, a dire no, guarda, io non le faccio queste cose, e spiegare una base sociale che devi rinunciare al guadagno perché tu, proprio perché sei un'azienda del territorio, devi assolvere a quella funzione anticiclica, perché se io sto qui e faccio il banchiere cooperativo e quindi sono agganciato al territorio e quindi chiedo il risparmio precauzionale, perché a me viene un risparmio precauzionale e un risparmio che tende, come devo dire, ad accrescere il reddito, ma un risparmio che deve essere disponibile sempre quando accade l'evento di vita ordinario, anche sfavorevole, cioè che c'è la malattia, che c'è un accidente, e quindi la gente ha bisogno di stare tranquillo, di poter riprendere quel denaro. Allora, se tu sei stato chiamato a svolgere quella funzione, devi proteggere quel risparmio perché ti è stato affidato in quella direzione. Per cui la banca territoriale, quando prende questo risparmio, e noi lo abbiamo dimostrato dalla crisi del 2007, cioè i denari che abbiamo ricevuto dalla gente sono finiti nella costruzione dei condomini, nella nuova edilizia, nel boom edilizio, certo. Poi ci sono stati i costruttori che sono stati bravi, hanno venduto, ci sono stati quelli che non hanno pagato, ma sono le sofferenze. Ma i soldi degli impiegati, i soldi dei piccoli artigiani sono finiti nelle imprese del territorio. Quindi la intermediazione è riuscita. La intermediazione è riuscita. E noi infatti non abbiamo mai avuto in questi anni problemi di patrimonializzazione, cioè per noi non si è posto neanche lontanamente il problema dei Tremonti Bond, perché i Tremonti Bond sono uno strumento, come devo dire, di sostegno pubblico all'impresa privata, costano molto, costano poco, quelli che dicono che costano molto non hanno compreso effettivamente la funzione, perché qui tocchiamo un altro tema. La banca, molto spesso si pensa che la banca sia un soggetto che dà soldi, punto e basta. La banca, siccome ha quella funzione primaria che citavo prima, e cioè della raccolta del pubblico risparmio, il primo scopo della banca, perché se uno fa la merchant bank è un'altra cosa, la merchant bank siamo tutti noi qui che apriamo il portafoglio e andiamo a cercare le migliori opportunità di investimento nella consapevolezza che una volta ci guadagniamo, una volta ci perdiamo, sperando che il saldo a fine anno sia attivo. Se invece facciamo la banca normale, il primo strumento che la Repubblica, perché la protegge costituzionalmente, deve apprestare è assicurare la persistenza di un soggetto che restituisca realmente quei soldi. Perché se quel soggetto non restituisce i soldi alle famiglie, non è vero che paga la banca, perché la quantità della raccolta non è protetta dalla capacità della banca, ma è protetta dalla capacità di un sistema, perché se non paga la banca, per un verso o per altro, pagherà il contribuente, Allora la banca deve essere innanzitutto un'azienda capace di proteggere questo risparmio e di impiegarlo utilmente, perché se non persegue questo meccanismo, se non ha questo filo corretto di relazioni, si colpisce il risparmio, che è la ricchezza elementare. Ci sono tra di voi molte persone giovani, ma ci sono anche persone che hanno largamente superato i 50 e si ricorderanno quando si celebrava ad ottobre la giornata del risparmio, e sarebbe una
celebrazione, tuttora viene fatta una bella manifestazione presso il Palazzo della Cancelleria, però è una manifestazione un po' formale, mentre a memoria di qualcuno di noi era una manifestazione che si faceva già alle scuole elementari, il Selvadanaio, si spiegava, bisogna essere morigerati, bisogna... E a questo stile probabilmente dovremo tornare, paradossalmente, proprio nei momenti di crisi si accresce la propensione del risparmio, perché se io ho una percezione della perduranza del mio reddito e quindi sto tranquillo che continuerò a guadagnare tanto se non di più, beh, io non risparmio, tanto quei soldi me li spendo, tanto avrò altri quattrini fra un mese, fra due mesi e così via discorrendo. In questo momento, dove il reddito, dove la gente pensa che fra sei mesi potrebbe perdere il posto, e ce n'è tanta, e il sistema bancario si accinge a metterne fuori diversi, è chiaro che cresce il risparmio precauzionale, che è quel risparmio che si usa per tutelarsi. Quindi la banca deve avere risparmio, deve darlo bene, ma non può darlo per quanto gli pare, lo può dare in misura del proprio patrimonio, perché ci sono dei parametri rigorosi per poter rilasciare il denaro e sono i famosi parametri di Basilea dei quali si discute. Quindi taluni pensano, i profani, non noi, pensano che la banca possa dare tanti soldi per quanti ne abbia. Non è così. La banca può avere grandi masse di liquidità, ma patrimonio piccolo e quindi non poter dare il credito. Quindi per accedere al credito e quindi per consentire, per evitare il credit crunch, come si dice, quindi per consentire la continuità del credito, l'accrescimento del credito, è necessario che le banche abbiano patrimonio. Come si fa questo patrimonio, che ovviamente non nasce spontaneamente? Con l'apporto dei capitali, ma i capitali nelle nostre banche stentano, nelle nostre banche sistema Italia, nelle nostre banche stentano ad arrivare, perché non si guadagnano più quei soldi, perché qualcuno che ce li ha messi qualche anno fa ed è rimasto fermo si trova con valori ridotti di ad un quinto quasi o giù di lì, non facciamo i nomi, ma insomma ci sono banche la cui azione è stata comprata a 9 euro a marzo del 2007, oggi sta a 2 euro, quindi quel risparmiatore non sarà troppo contento. Quindi questo non induce la gente a portare capitali nuovi e quindi i patrimoni diventano sempre più difficile costruirli. Noi che cosa abbiamo fatto? Quindi come faranno gli altri non lo so. Noi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo correttamente utilizzato l'intervento, mi dispiace che sia andato via il senatore Franco, perché ha detto le cose che condivido e ho in parte vissuto, e cioè noi abbiamo costruito i nostri patrimoni mediante la gestione, per il tramite di una fiscalità coerente con questi scopi. Noi abbiamo potuto nel corso degli anni patrimonializzare gli utili, per cui la gran parte delle banche di credito cooperativo hanno chiesto pochissimo capitale ai propri soci e hanno alimentato la costruzione del patrimonio mediante accantonamenti. Questi accantonamenti sono stati, è stato possibile realizzarli in regime di favore fiscale, perché, e questo lo dico a beneficio dei civilisti, succede una cosa molto strana da un punto di vista giuridico. Una volta che l'assemblea dei soci delibera che quel patrimonio viene accantonato, quell'utile viene accantonato a patrimonio, ha una funzione irreversibile, cioè non è più disponibile in capo ai singoli soci, ma può essere utilizzato solo a presidio dei rischi. E se la cooperativa, per atto unilaterale dell'assemblea, si dovesse sciogliere, questo patrimonio non può essere dato ai singoli soci. Quindi l'avidità personale nel tempo, perché può accadere che ci siano dei probi fondatori che sposano questa cosa, ma dopo 20 anni ce ne sono degli altri un po' più avidi, fanno una bella assemblea e dice: beh, questi soldi ce li dividiamo perché è cresciuto il patrimonio. No, se decidessero di sciogliere questa società cooperativa, il residuo attivo viene devoluto ai fondi di mutualità, e cioè viene reimmesso nella circolazione mutualistica. Quindi questo scoraggia qualsiasi forma di apprensione di questi valori, e vi assicuro che sono valori molto significativi. Questo riviene sempre da norme primarie, non viene da intuizioni occasionali, perché la Carta Costituzionale
dice di voler proteggere la forma di impresa secondo il modo cooperativo. Quindi noi ci permettiamo di dire, e siamo, se mi consentite, un po' orgogliosi di questo, perché abbiamo avuto la verifica nel momento della crisi che il modello ha funzionato. Certo, anche noi ci dovremo confrontare con una modalità nuova. Perché la modalità nuova? Perché in questi anni anche noi abbiamo guadagnato i tassi dei mutui alti, guadagni alti, i tassi dei mutui bassi, tassi bassi, e poi il denaro non lo puoi remunerare a zero, quindi il denaro oggi si prende un mutuo al 2,90, diventa ben difficile fare conto economico con il 2,90, perché quel denaro lo devi pagare almeno lo 0,80, c'è uno spread del 2 e devi tenere in piedi la macchina con i costi fissi, quindi la gestione in questo momento è particolarmente complessa, quindi magari poi ti parte qualche sofferenza che colpisce il conto economico e quindi ci possono essere difficoltà, ma noi speriamo che il ciclo cambi perché abbiamo sufficiente patrimonio per tenere il fiato sospeso per qualche tempo, ma quando il ciclo ripartirà noi ripartiremo con questa modalità e avremo dimostrato di avere avuto una funzione anticiclica assolutamente, se mi permetto di dire, positiva. Le banche, quando si dice che c'è il credit crunch, non riducono la... Io quando poi devo smettere, no, dice. Quando riducono il credito, lo fanno perché non hanno patrimonio. Facciamo così, la banca A non ha più patrimonio per fare nuovi crediti. Per avere il patrimonio deve comprarlo, come si dice, sul mercato. Il patrimonio per definizione è un debito, giusto? Quindi è una posta da restituire. Quindi per fare patrimonio deve chiedere il capitale. Lo può chiedere sotto varie forme, ma sicuramente è una posta costosa. Se la posta è costosa perché il risparmiatore pensa di comprarsi cose che possano rendere di più, è costretto a vendere questo denaro a prezzo più alto. Ma se il mercato non tollera quel prezzo più alto, la banca va fuori mercato, perché magari ce n'è un'altra che ha un patrimonio che gli costa di meno e quindi riesce a fare i mutui. Quindi la competizione diventa fortissima e la difficoltà di far crescere facilmente questo patrimonio è complessa. Fino a qualche anno fa, per esempio, 2 anni fa, si pensava che la liquidità fosse un bene sempre presente sul mercato e disponibile in qualsiasi momento, per cui le banche ottimizzavano la loro liquidità investendola tutta. Adesso ci siamo accorti, dopo la crisi, che è necessario avere liquidità nel cassetto per esigenze improvvise, perché in condizioni di mercato e di liquidità generale complessiva accedere alla liquidità è facile, ma improvvisamente il mercato diventa illiquido. Per cui se il mercato ti diventa illiquido, tu non hai più la possibilità di operare. Ed è intervenuto, sono intervenuti gli stati, perché le liquidità immesse, sicuramente il Senato ne avrà fatto oggetto di grandi valutazioni, il denaro emesso dalla Banca Europea che cos'è? È denaro sostanzialmente pubblico, quello è denaro sostanzialmente pubblico che ha alimentato per evitare che ci fosse la stretta sulla liquidità e la paralisi, perché se non gira, noi facciamo gli avvocati, se continuiamo a pagare la bolletta della luce e i nostri clienti ai quali facciamo ottime cause continuano a non pagarci, a prescindere il sistema si strozza, cioè lo studio si chiude nonostante la grande professionalità dell'avvocato. Perché se non c'è circolazione di liquidità, come nelle piccole e nelle grandi cose, la macchina assolutamente si ferma. Vado alla conclusione. Che cos'è una banca del territorio? Prima il professore ne dava una definizione sostanzialmente condivisibile. Io vi farei un esempio che mi sembra calzante. Perché l'unica grande banca che è fallita è Lehman Brothers? Oltre tutte le questioni dotte che sono state analizzate, io farei solo una considerazione. È fallita l'unica banca che non aveva rapporti di dettaglio con la clientela, perché anche Citibank o altre banche, grandi quanto Lehman, non sono fallite, pur nella loro stessa situazione,
perché avevano il pubblico risparmio. Che significa? Significa che avevano un'incidenza sociale rilevantissima. Quindi io direi che più la banca è controllata dal territorio, nelle forme della politica, nelle forme delle associazioni di categoria, nelle forme dei cofidi, ogni modello può essere verificato. Se la banca è controllata dal territorio, è appartenuta dal territorio, è difficile che vada male, perché se voi portate i quattrini nella mia banca e io vi rifilassi una patacca, voi mi incontrate il giorno dopo per strada e, voglio dire, diventa imbarazzante. Se voi vi siete comprati un titolo Lehman Brothers andando all'agenzia della Royal Scott della Banca Reale Scozzese e quelli dopo la crisi hanno chiuso lo sportello e l'hanno trasferito in un altro quartiere, voi tenete innanzitutto il problema di: ma con chi parlo io? Allora, questa distanza innanzitutto spezza il rapporto fiduciario. Il rapporto fiduciario è fatto da relazioni umane. Se c'è il rapporto fiduciario, c'è il rapporto umano, c'è il rapporto di controllo. Quindi le banche del territorio sono quelle che sono effettivamente controllate dal territorio, non quelle che fanno qualche cosa per il territorio, ma quelle che sono autenticamente espresse dal territorio, sotto le forme le più diverse. Temo di aver ceduto, scusate della prolissità. Grazie. Grazie invece, grazie al collega, no? Un prezioso intervento. E do velocemente la parola al collega Mazzatorta e poi subito dopo o prima al senatore Garavaglia. La funzione mutualistica è venuto fuori da questo intervento, non solo fare utili, quindi le banche non devono solo fare utili, ma funzione mutualistica, quindi legata al territorio. Con il senatore Garavaglia qualche volta ci siamo confrontati su questo tema. È giusto pensare, o è proprio un'eresia, di separare le banche di investimento dalle banche che fanno raccolta? Lo dice Obama. Perché poi noi che facciamo gli avvocati, che siamo un po' come i medici che vanno in corsia, un conto è teorizzare di banche, un conto poi trovarsi con la signora che ha investito tutti i risparmi di una vita, magari in titoli Lehman. E te la trovi che ti dice: tutta la mia vita, tutto il mio risparmio è lì, avvocato, adesso che cosa facciamo? Io sto seguendo su Milano un po' di queste persone che hanno perso tutta la loro capacità di risparmio di tutta una vita. Che cosa gli raccontiamo a questi signori? Che c'è un legislatore che non ha capito che era forse importante separare le banche che prendono il denaro e lo mettono come in una giostra sui mercati internazionali, dalle banche che invece, con responsabilità, come la stessa responsabilità di cui parlava prima il collega, ricevono il denaro ma si patrimonializzano in proporzione. Questa può essere forse una provocazione, ma a livello internazionale questa non è più una provocazione, le riflessioni stanno diventando molto concrete. Ha senso separare le banche di investimento dalle banche che fanno raccolta? Senatore Garavaglia. Sì. Grazie dell'invito. Ma data l'ora io mi limiterò a rispondere alle provocazioni dell'amico Agostino. Allora, quindi separazione, ha senso parlarne, un'eresia. Poi si parlava prima sofferenze cresciute di 40 miliardi in un anno, quindi mancanza di liquidità, come mai? E poi le altre due questioni, che poi è una alla fine, politica, banche, piccole e medie imprese. Allora, partiamo dall'ultimo punto, separazione, e io ci metterei sullo stesso piano la proposta di Sarkozy di tassazione delle rendite finanziarie. Sono tutte robe che hanno senso nel momento in cui lo fanno tutti. Nel momento in cui anche solo uno non lo fa, è finito il cinema. Quindi tutte e due proposte ragionevoli e sensate, che però si sottopongono a un rischio fortissimo di trading normativo, per cui nel momento in cui una componente importante del mondo economico finanziario non attua la stessa regola, è un disastro. Per cui tema sicuramente rilevante, ma da vedere a un altro livello.
crisi, sofferenza, liquidità. Allora, aziende che soffrono, che poi non hanno i soldi per pagare i fornitori, comuni, enti, province che non pagano, un cane che si morde la coda. Qui siamo di fronte a un paradosso davvero molto, molto complicato. Noi abbiamo una crisi nata, ci è stato raccontato, per mancanza di liquidità, e siccome c'è questa mancanza di liquidità, cosa fanno le banche centrali? Stampano moneta, quindi mettono liquidità nel sistema. Anzi, la Fed continua a dire che terrà bassi tassi di interesse per un periodo ancora lungo, per cui si continuerà a immettere liquidità nel sistema. E il paradosso è che il sistema economico-finanziario, le banche, alla fine, assorbono questa liquidità come una enorme spugna, ma non la lasciano andare. Quindi non funziona bene questo meccanismo. Dove va a finire? E qui ci troviamo di fronte a due problemini. Il primo problemino è fino a quando è assorbibile tutta questa massa di liquidità, perché poi si sa che prima o poi, quando la ripresa ci sarà, tutta questa liquidità inevitabilmente rischierà di trasformarsi in inflazione anche di un certo peso. Quindi questo è un dubbio molto forte che tutti si pongono, ma tutti fanno finta di non vedere. Il secondo problema è che comunque l'emissione di liquidità non sempre, come dicevamo, arriva a buon fine, per cui c'è anche il rischio che vengono nascoste sotto il tappeto delle situazioni che magari avrebbero un esito differente. E veniamo quindi poi alla polpa, cioè Basilea 3, rapporto piccole e medie imprese, e quindi poi la politica, le banche, che cosa bisognerebbe fare. Basilea 3, questa nuova regolamentazione che andrà a dire semplicemente, venendo a quanto diceva prima l'avvocato, siccome c'è stato un problema di affidabilità di alcuni istituti finanziari, perché qualcuno ha pensato più a speculazioni che economia reale, adesso si trova nel capitale una componente che non è detto che sia così affidabile al 100%, quindi meglio crescere, ammontare la quota di capitale per essere tutti più garantiti. Perfetto teoricamente, però c'è un piccolo problemino. Problemino A, Basilea 3 è troppo blanda come regole per garantire effettivamente che non ci sia il rischio a medio o lungo termine di fallimento di qualche istituto bancario. Quindi dà dei vincoli ancora troppo blandi per evitare che ci sia poi la necessità da parte dei governi di intervenire surrettiziamente per evitare fallimento, e quindi questo è un problema. E dall'altra parte, comunque, intervenendo oggi in una situazione di restrizione del credito, anche un intervento blando e diluito nel tempo comporta uno shock sull'offerta di credito sul mercato, e quindi, già in un problema di spugna che assorbe liquidità e non la trasferisce, ulteriori restrizioni nella concessione del credito alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese. Morale, un bel casino. Forse era meglio fare, come dicono alcuni economisti, non pochi, non molti per la verità, forse era meglio intervenire con questi meccanismi rivedendo proprio la politica monetaria. Probabilmente le banche centrali hanno pensato troppo alla regola di Taylor, per cui basta gestire il tasso di interesse per risolvere tutti i problemi, e poco alla quantità di moneta immessa sui mercati. Però queste questioni troppo tecniche le lasciamo a chi si occupa di queste cose, ma venendo alla sostanza, il problema è che queste regole possono comportare una ulteriore restrizione del credito, e questo noi lo vediamo con preoccupazione. Forse era meglio una formulazione di Basilea 3 anticiclica, mi spiego, come dire, dare delle regole anche più forti, però dire nel momento in cui hai una generazione di utili di un certo tipo, allora intervieni patrimonializzando, oppure nel momento in cui ci sarà una ripresa del PIL di un certo tipo, freniamo dando delle regole più restrittive sul capitale bancario e quindi sull'erogazione del credito. In questo modo noi avremmo avuto anche un
un effetto antinflazionistico e quindi avremmo utilizzato di pari passo l'attenzione al sistema economico finanziario e l'attenzione alla stabilità dei prezzi. Purtroppo si è scelto questo compromesso e noi temiamo che l'effetto nell'immediato sarà un ulteriore problema per le piccole e medie imprese a reperire capitali. E venendo poi quindi alla questione, al tema del convegno, banche popolari, credito cooperativo, concessione di crediti, come funziona, qual è la differenza, rapporto piccole e medie imprese. I dati sono dati. Quando è venuto Draghi l'anno scorso per l'audizione alla finanziaria, nel pieno della crisi finanziaria, ha dato i dati. I primi 5 gruppi bancari italiani hanno ridotto l'erogazione alle imprese del 3,7. Tutto il resto del mondo bancario l'ha aumentato del 12%. Peccato che questo 12% non ha compensato il meno 3,7 dei 5 più grandi e l'effetto è stato comunque negativo. Questo è dato secco, nudo e crudo. I valori assoluti. Esatto. E quindi questo è stato il problema che ha colpito tante piccole e medie imprese. La differenza la sappiamo benissimo, è già stato detto, non mi dilungo, faccio un esempio molto, molto semplice. È come la conoscenza su internet. Un conto è andare in banca e c'è uno schermo, uno guarda, non sa neanche chi sei, guarda lo schermo e dice: ah sì, va bene, sei fuori parametro, ciao. È come il contatto, l'amico su Facebook. Sarà amico, sì, però uno ha 1000 amici, ma gli amici veri sono quelli che conosci in faccia. E qui è la stessa identica cosa. È chiaro che è più complicato gestire i rapporti di conoscenza effettiva reale, è più facile mettersi sul computer e fare finta, però è fare finta. E quindi lì si è giocato più sul numero che sulla qualità del rapporto. Nel breve termine ha funzionato, però stiamo vedendo che soprattutto nel rapporto col territorio e lo sviluppo reale dell'economia reale del territorio non funziona poi tanto bene. È la stessa identica cosa degli studi di settore, per fare un parallelo. Anche lì cosa fa il fisco, siccome non riesce a seguire le miriade di piccole e medie imprese? Facciamo una bella statistica. Facciamo una bella statistica e facciamo che la statistica vale per tutti. Il risultato, anche gli studi di settore sono andati a carte 48. Al primo scossone della crisi il meccanismo non funziona più e ci troviamo con un sistema fiscale che fotografa i redditi e la fotografia dei redditi è tale per cui noi abbiamo il 30% dei contribuenti che dichiara 15.000 euro. Al che uno dice, esce di qui, dovrebbe vedere il 30% dei capi famiglia in giro in panta in bicicletta, e siccome non è così, è probabilmente c'è qualcosa che non quadra. È la stessa identica cosa. Il portare tutto a livelli automatici senza un controllo analitico, così come nel rapporto banca-impresa, così è la stessa identica cosa nel rapporto fisco-impresa, non funziona. Come venirne fuori? E rapporto con la politica. C'è chi dice la politica dovrebbe stare fuori dalle banche, bene, probabilmente sono gli stessi che sono dentro adesso, però questa è una battuta e rimane tal quale. Noi diciamo una cosa un po' diversa. A noi interessa il rapporto con le banche per il ruolo sociale che le banche hanno. Cioè, le banche hanno un ruolo sociale rilevantissimo, soprattutto in rapporto al mondo imprenditoriale, e quindi è giusto che ci sia un'attenzione a quello che fa la banca. E faccio anche qui un esempio concreto così ci capiamo. Deve esserci la possibilità di poter criticare quando uno lavora male e deve esserci la possibilità di incidere a livello legislativo per far funzionare meglio le cose. Se uno dice non ci piace tanto l'operazione Unicredit che compra la Roma Calcio, non lo fa perché tiene dell'Inter come me, lo fa perché dice qui abbiamo 325 milioni impegnati in una sola operazione, meglio è prendere e dare 300.000 euro a 1000 aziende, ma è solo una questione di rapporto, di opportunità
politica, di idea diversa di gestione dei soldi della raccolta. Però questo è nella normale dialettica che deve esserci, a nostro avviso, fra mondo politico e azienda in toto, non solo quella bancaria. Quindi più che controllo diretto, noi diciamo che deve esserci un'attenzione a quello che è il funzionamento generale del sistema. Il controllo diretto sappiamo benissimo che non funziona. Giustamente il professore diceva prima, meglio è andare, per quanto riguarda gli enti locali, a finanziare i confidi. E certo, siamo d'accordissimo, noi avremmo preferito infinitamente, come politica, mettere i soldi nei confidi anziché metterli nei Tremonti Bond per sostenere delle aziende di credito che per motivi anche esogeni si sono trovate in difficoltà. Era meglio mettere 8 miliardi nei confidi, chiaramente. Certo che era meglio metterli lì piuttosto che metterli per i Tremonti Bond. Questo è per noi il ruolo e l'intervento che deve avere la politica in relazione alle banche. Ecco, io chiuderei qui anche vista l'ora e vi ringrazio ancora per l'invito. L'ultimo, che non vuole essere l'ultimo degli interventi, è del senatore Mazzatorta, che è un collega, anche fa l'avvocato e quindi probabilmente come noi ha poi una visione, oltre che da politico, anche di tecnico delle problematiche che alle volte il far banca in modo forse un po' allegro, un po' libero, qualche volta capita che noi si debba intervenire poi a correre ai ripari e qualche volta le soluzioni non ci sono. Come per esempio, perché poi alcune cose bisogna dirle giusto per capire di cosa stiamo parlando, dei comuni italiani che comprano il denaro a tasso variabile con dei derivati e lo rivendono a tasso fisso. Vuol dire che ci sono dei comuni italiani indebitati per decine di milioni di euro, milioni di euro che alla fine, per il principio del ripianamento dei debiti, dovremmo mettere noi, tanto per chiarirci, che hanno comprato il denaro, ma è talmente logica da capire questa cosa, è talmente semplice da capire che c'è una procura della Repubblica che sta indagando su questa cosa, più di una, hanno comprato il denaro a tasso variabile e lo hanno rivenduto a tasso fisso. È cresciuto il costo del denaro e sono usciti di milioni di euro. Chi paga alla fine? Alla fine sempre noi, come quello spot pubblicitario, però una riflessione sul significato del concetto di raccolta del risparmio, a cui faceva riferimento prima, e della responsabilità nell'uso del denaro degli altri va fatto. Dico solo questa cosa, ho intravisto nel Pubblico una persona che rappresenta un'azienda importante in Italia, di una certa regione italiana, che fa l'imprenditore ad alti livelli. Se raccoglie la provocazione, la mia idea è quella di, noi qua abbiamo fatto un po' di chiacchiere, mi piacerebbe avere sentito l'intervento di Mazzatorta, l'idea di un imprenditore che mi deve venire qui a dire che cosa è voluto dire per lui in questi anni avere a che fare con le grandi banche e con le piccole banche del territorio, giusto perché noi lo si senta dire da chi poi è il consumatore delle cose che abbiamo detto. Innanzitutto porgo il mio saluto a questa assise e ringrazio il collega D'Antuoni per l'invito a partecipare a questa giornata di studio. Io non vi leggerò le mie 20 cartelle sul tema, ma mi limiterò a fare alcune riflessioni, alcune considerazioni politiche. Sono un politico, quindi mi limito ad esprimere un giudizio e una valutazione di carattere politico. Io credo che la difficoltà di accedere al credito bancario delle piccole imprese sia già stata ben identificata da chi mi ha preceduto ed è ormai un dato di comune esperienza. E queste piccole imprese, che sono la parte, diciamo, vitale del nostro tessuto economico, comunque hanno bisogno del credito bancario e hanno reagito a questa situazione in varie forme. Certamente si è sviluppato il mondo del credito cooperativo, ma vi porto anche la testimonianza del mio comune. Io sono anche sindaco, sono sindaco di questo comune di 18.000 abitanti, che a un certo punto, nella difficoltà degli imprenditori di quel comune di trovare accesso al canale del credito bancario, hanno pensato bene di costituire una banca, la Banca di Chiari,
è un comune di 18.000 abitanti e ha una banca che si chiama la Banca di Chiari. Non è ovviamente Unicredit o Intesa San Paolo, ma non è neanche una banca di credito cooperativo, è questo terzo modello che prima si diceva non esiste, invece inizia ad esistere. Cioè a un certo punto la reazione delle piccole imprese arriva anche fino a questo punto, di prevedere forme, diciamo, originali di raccolta del credito. Credo che sia stato detto da Massimo e da Paolo Franco, la Lega è per un modello di banca radicata nel territorio e prossima al cliente, che coniuga la logica di impresa con il bene comune del territorio. Noi crediamo che questo sia il modello che può essere proposto come il vero antidoto alla crisi che è ancora oggi in atto. Purtroppo questo modello, sappiamo, è stato era un modello molto sviluppato negli anni passati, poi è stato abbandonato. Prima si è parlato di 500 operazioni del risico bancario che hanno stravolto il mondo, il sistema creditizio, e hanno tentato di annullare quel modello di banca radicata nel territorio. Altro dato di comune esperienza, una volta nei comuni c'era il sindaco, il parroco, il maresciallo dei carabinieri, il direttore di banca. Oggi io vado alle manifestazioni, c'è il sindaco, il parroco, il maresciallo dei carabinieri, il direttore di banca è sparito. Quindi questo per dirvi plasticamente che occorre ricostruire questo rapporto col territorio da parte del sistema creditizio. Le banche di credito cooperativo e le banche popolari, almeno una parte delle banche popolari, lo stanno facendo e noi siamo di supporto a questa azione. Consentitemi anche di fare una considerazione sul passaggio del timone di Banca d'Italia da Fazio a Draghi. Qualcuno ha letto questo passaggio come la resa incondizionata del nostro sistema bancario a quello estero. Io credo che Fazio, dal punto di vista morale, l'aspetto giudiziario è sotto indagine delle procure, ci diranno prima o poi se Fazio è colpevole o innocente. Io credo che Fazio, dal punto di vista morale, non era colpevole di chissà quali crimini quando metteva i bastoni fra le ruote agli istituti di credito stranieri che cercavano di entrare nel nostro paese. Anzi, io credo che il principio ispiratore della sua azione non fosse sbagliato. La difesa dell'interesse nazionale nel settore creditizio è anche per noi un valore importante. Credo che le parole che ieri ha detto Umberto Bossi sul tema siano molto chiare. Il sistema creditizio, il settore creditizio è un settore strategico per l'economia del nostro paese e quindi dovrebbe essere tutelato anche al di là degli interessi del mercato, come è accaduto in altri paesi. Penso ai salvataggi delle casse di risparmio negli Stati Uniti, che sono la patria del libero mercato, e che pure, ripeto, hanno garantito al settore creditizio di quel paese la vitalità. Quindi per noi il valore fondamentale è il valore del pluralismo bancario. Ho già detto, cerco di sintetizzare quello che avevo scritto, che antidoto per la crisi e baluardo per all'invasione straniera del nostro sistema creditizio è proprio questo modello di banca radicata, di quella che Giuseppe De Rita in un bellissimo saggio definisce la cultura dello sportello. Ecco, purtroppo alcune banche hanno dimenticato questa cultura dello sportello. Su Basilea 3 hanno già detto tutto i miei colleghi, qui non aggiungo altro. Aggiungo solo che l'articolo 47 della Carta Costituzionale, come ricordava prima il professore, dice la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio. Ecco, quindi c'è questa duplice visione, incoraggiare e tutelare il risparmio al tempo stesso, e poi aggiunge disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Quindi in qualche modo io credo che si possa, anche grazie a questa norma primaria, mi veniva detto, iniziare a ragionare anche sul dove le banche impegnano i loro soldi, no? Non è solo sufficiente sapere qual è il patrimonio delle banche, come accadrà sempre di più con Basilea 3, ma anche e soprattutto dove le banche impegnano i loro soldi. Quindi non solo come, ma soprattutto dove impegnano i loro soldi, che poi sono soldi che ovviamente vengono da noi. Un'ultima considerazione, permettetemi di farla. Prima ho sentito parlare di regole, di necessità di riforme. Il governatore Draghi, mi sono segnato, ha detto recentemente più regole, più capitale, meno debito, più trasparenza per il settore creditizio. Io, ma questa è una mia opinione personale,
forse perché sono in commissione giustizia, di regole, dico stop, basta, non servono altre regole. Serve invece l'etica. Per etica intendo dire le regole di comportamento interne al settore creditizio, ecco. E questo modello di banca radicata nel territorio, secondo noi, può servire a rafforzare il rapporto dei banchieri con l'etica. E tra etica e diritto vi è un rapporto inversamente proporzionale, ecco perché dico basta alle regole, perché bisogna espandere il settore dell'etica e diminuire quello della sovrabbondanza di leggi, che è segno invece di un mondo dell'etica in fase regressiva. Ecco, quello che ha fatto il ministro Calderoli ha anche non solo una valenza ordinamentale, aver bruciato 300 e rotti mila leggi, ma anche una valenza culturale, vuol dire cercare di togliere alla società quelle strutture ortopediche che si era creata. Mi veniva in mente proprio l'immagine di Forrest Gump, no? Che gli mettono tutte queste strutture ortopediche, poi a un certo punto inizia a correre, gli cadono le strutture e capisce che può correre anche senza strutture ortopediche. Facciamo cadere queste strutture ortopediche delle norme che a volte non servono e sviluppiamo invece qualche considerazione etica di più, ma etica non in senso morale, ma in senso proprio di autoregolamentazione interna del mondo bancario. Ecco, volevo poi fare una considerazione in chiusura, davvero, sul tema della usura, perché la difficoltà di accedere al credito bancario sta portando, non è una considerazione banale, questa sta portando molte piccole imprese anche a, purtroppo, guardare al mercato dell'usura, illegale ovviamente, ma al mercato dell'usura. Ecco, su questo tema al Senato abbiamo approvato un importantissimo provvedimento che aumenta e rafforza la lotta all'usura, è un disegno di legge di iniziativa del senatore Centaro, io ho fatto relatore in aula al Senato su questo provvedimento. Ecco, quel provvedimento purtroppo poi è stato trasmesso, purtroppo per il bicameralismo, è stato trasmesso alla Camera e alla Camera giace in qualche cassetto. Ecco, io mi auguro che venga ripreso, riportato all'attenzione della Camera, dell'aula della Camera, e si possa davvero licenziare. Io credo che questa sì possano essere regole utili per le piccole imprese, che possano, come dire, dare la possibilità alle piccole imprese di non cadere nelle mani degli usurai. Grazie per l'attenzione. Allora, ha accolto la mia provocazione il dottor Bracadente, che mi piace dirlo e poi lo sentiremo dalle sue parole, è uno dei pochissimi imprenditori italiani che produce in Italia. Produrre in Italia ha un suo significato, vuol dire scontare tutto quello che vuol dire oggi produrre in Italia nel capo dell'abbigliamento e scontare le difficoltà dell'accesso al credito, dei rapporti con il sistema bancario, anche in un momento di crisi come questo, dei vincoli sulle produzioni, perché lo dicevamo prima, se ci devono essere regole comuni nel raccogliere il risparmio e nel capire chi sta mettendo i soldi in banca, la stessa cosa è molto vicina con chi deve poi ha a che fare con la produzione industriale. Il rischio che aziende producano all'estero non è solo di natura di calo occupazionale, ma anche di che tipo di capitali entrano in quelle aziende, e questa è una riflessione che non facciamo mai. Spostare le linee di produzione fuori dall'Italia vuol dire scontare sì la perdita dell'occupazione, ma anche l'ingresso di capitali in quelle aziende che in qualche modo finiscono con l'essere non più italiane. Mi interessava capire in pochissime parole che cosa è voluto dire in questi anni fare impresa e accedere al credito in Italia. Grazie dell'invito. Questo mio intervento non era previsto, cercherò di essere bravo e all'altezza per poter un po' esprimere, un po' far capire il mio modello o i rapporti che ho avuto in questi anni di crisi con gli istituti di credito. Noi fortunatamente capitalizzando l'azienda non abbiamo avuto grossi problemi nell'ambito della finanza. Abbiamo avuto solo qualche difficoltà, ma non dovuto a un problema proprio reale, che è stato con il fallimento di Lehman Brothers il 14 settembre 2008, ottobre, novembre e dicembre ci siamo un po' trovati che le banche non erogavano più finanziamenti, perché in quel periodo lì non si sapeva più che fine avremmo fatto tutti quanti.
però da lì in poi abbiamo ripreso tranquillamente con dei chilografari già da gennaio 2009 e non abbiamo avuto grosse difficoltà a cedere ai finanziamenti perché, come ho detto, la nostra azienda abbiamo cercato di capitalizzarla più che possibile. Io dico sempre questo, che io ho fatto un aumento di capitale da 5 a 10 milioni di euro nel 2007. Qualche altro imprenditore magari avrebbe, invece di capitalizzare la propria azienda, investito in qualche speculazione finanziaria. Con il discorso capitalizzazione, no, invece di capitalizzare la propria azienda, pensava magari che fare queste speculazioni finanziarie avrebbe reso di più. Invece io ho detto: voglio reinvestire nella mia azienda perché so, la conosco, quello che mi può ridare. Questo mi ha premiato, perché sappiamo tutti quanti che poi dopo qualche mese queste magari 5 milioni di euro, se io l'avevo investito in una speculazione finanziaria, mi sarei ritrovato in mano solo un terzo di quei 5 milioni di euro. Poi l'anno scorso abbiamo rifatto un altro aumento di capitale fino a 20 milioni di euro e le banche ci sono state sempre molto vicine e ci hanno riconosciuto che noi in primis crediamo nella propria azienda, nella nostra azienda, e grossi problemi non li abbiamo avuti. Noi stiamo facendo un grosso investimento, una piattaforma logistica con un investimento da 12 milioni di euro. C'è una banca che ci sta finanziando questa operazione con un chilografario da 10 milioni di euro, e questo perché? Perché noi abbiamo garantito, e loro ci hanno chiesto, se fate un aumento di capitale di altri 10 milioni il prossimo anno, noi possiamo fare questo chilografario a 7 anni senza ipoteca, e noi stiamo valutando che sicuramente faremo questa scelta. Non dico che anche noi abbiamo avuto qualche difficoltà. Proprio settembre 2008 un grosso istituto bancario a livello nazionale con 3 banche di sua proprietà non ci hanno fatto un giroconto a 30 di settembre di 4 milioni e mezzo di euro per pagare le ricevute bancarie del mese di settembre. Noi a agosto spostiamo tutte queste ricevute bancarie nel mese di settembre, periodo di ferie, mese di ferie, e con i nostri fornitori, che c'è un rapporto più di partner. Io sentivo prima, ecco, il rapporto umano è fondamentale, noi con i nostri produttori esterni, i nostri fornitori, abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo instaurato diciamo un rapporto come partner, non come fornitore. E in quel periodo lì queste banche che non ci hanno fatto questo giroconto pensavano di metterci in difficoltà, ma noi, avendo una solidità come azienda, siamo riusciti a pagare le nostre ricevute bancarie e i nostri fornitori, e siamo andati avanti anche in quel periodo difficile. Certamente sono momenti difficili per tutti quanti, però io dico che questa crisi spesso magari può essere anche salutare, perché in certi momenti che magari tutti pensiamo che cose vadano a gonfie vele, magari ci esaltiamo noi imprenditori, perciò delle volte facciamo qualche errore. Una crisi di questo genere è una crisi molto forte, certamente non è solo una crisi economica, ma è una crisi finanziaria. Sappiamo tutti quanti il motivo che ha scaturito questa crisi e che ha messo in ginocchio il mondo intero. Però ecco, dare magari fare una selezione di tanti avventurieri delle volte può anche essere giusto. E io vedo che in questo periodo, che nonostante questa crisi, noi siamo riusciti a far fronte a tutti i nostri impegni, a continuare a crescere e a continuare ad investire, perché proprio l'altro giorno ero a Milano alla nostra fiera di settore, un bravo giornalista sveglio, attento, mi ha detto: sì, ma tutti decidete di rimanere a produrre in Italia, oggi il Made in Italy è un marchio molto importante che tutti quanti lo utilizza per magari, ma veramente, realmente, questi imprenditori che decantano il Made in Italy poi ci credono veramente
perché crederci veramente significa continuare ad investire in Italia, continuare a creare nuovi posti di lavoro, ricchezza e benessere per il nostro Paese. Significa, ecco, come noi che stiamo continuando ad investire con nuovi stabilimenti, con creando nuovi posti di lavoro e continuando a crescere e ad investire nel nostro Paese. Questo è quello che un imprenditore deve fare, perché se noi continuiamo a delocalizzare, continuiamo a portare le produzioni all'estero e non pensiamo di ridistribuire le ricchezze alle classi medie, noi possiamo andare a produrre in tutte le parti del mondo al miglior prezzo per riportare questi prodotti nei paesi occidentali dove i nostri prodotti devono essere venduti, ma se non diamo uno stipendio ai nostri collaboratori, io non so quei prodotti e poi chi li potrà acquistare. Allora ecco, io ho fatto una scelta fine anni 90, inizi 2000, quando tutti decantavano la delocalizzazione intelligente, di rimanere a produrre in Italia, perché sono convinto che quello che noi possiamo fare nel nostro Paese non lo può fare in nessun altro Paese. Non è un caso il 52% dei beni culturali sono in Italia, noi dobbiamo fare quei prodotti belli che sappiamo fare, di qualità. Non possiamo confrontarci con quei prodotti che vengono realizzati a basso costo in tutte le parti del mondo, magari dove la manodopera costa una ciotola di riso, noi non possiamo confrontarci con quei paesi emergenti. Noi in Italia dobbiamo rimanere qui per produrre qualità, per produrre bellezza, perché è quello che sappiamo fare. Poi abbiamo questo bellissimo marchio che a livello mondiale è il terzo menzionato dietro dopo Coca-Cola e Visa, dobbiamo utilizzare al meglio perché non ci costa nulla e spesso siamo noi italiani a sminuirlo questo marchio e non tenendo conto quando a livello mondiale è apprezzato. Perciò questa scelta che io ho fatto di rimanere in Italia ci sta premiando, stiamo continuando a crescere, siamo cresciuti anche in questo periodo di crisi e vogliamo rimanere a produrre qui. Siamo del parere che se siamo i primi noi a crederci nell'azienda e poi anche gli istituti di credito ci credono. Io sono amico di vari direttori del mio territorio, principalmente con uno che è direttore di una cassa di risparmio che viene da Treviso, leghista DOC, e mi diceva proprio: Enrico, mettete nei miei panni. Io come posso finanziare certe aziende che nei momenti d'oro non hanno reinvestito nella propria azienda, quello che hanno guadagnato si sono spesi e oggi io dovrei andare a finanziare quelle aziende con quale obiettivo? Sono sicuro che quei soldi che io vado a investire in quelle aziende poi mi vengono restituiti? Perciò ecco che ognuno dobbiamo fare un esame di coscienza, dico, e nello stesso tempo qualche imprenditore forse doveva pensare più alla propria azienda e meno ai propri divertimenti, perché poi quello che è successo negli anni d'oro è stato questo. Noi abbiamo creduto fermamente in questo progetto e, come ho detto, ci sta ripagando alla grande. Siamo un'azienda che è un modello nuovo come impresa e non è un caso che siamo stati studiati da delle due banche più importanti a livello nazionale, e Banca Italia, che è venuta in azienda, mi ha fatto un'intervista di 6 ore che mi aveva cotto, come si dice, il cervello, perché 1000 domande, e per noi è una grossa gratificazione, ma la grossa gratificazione è di tutte le persone che fanno parte di questo gruppo, di questa azienda, che veramente si sentono partecipi di questo successo e sono orgogliosi di far parte di questo progetto. E veramente, ecco, la grossa gratificazione è che quando un'azienda di successo di questo livello è frutto di queste persone, di questa squadra che ci lavora, perché sì, l'imprenditore è ok, ma è poi la differenza da fare le risorse umane che collaborano e sono parte integrante di questo progetto. Io ringrazio di essere stato. Grazie. Il nome di fantasia.
impropriamente faccio il sunto in due parole. Una provocazione l'abbiamo raccolta sia del mondo bancario, quindi abbiamo capito, grazie anche alle riflessioni di oggi, che si può far banca in un altro modo. E questo progetto che tutti davano per morto, il progetto delle banche del territorio, oggi è vivo più che mai. E riafferma la propria presenza e forse costringe anche i grandi a fare qualche riflessione. Rimanere grandi sì, ma non dimenticarsi del territorio da cui si parte. Si può fare anche impresa in un altro modo, oltre che banca, anche perché, come ci ha ricordato il collega prima, banca e impresa alla fine coincidono nell'agire. Quindi sono dei modelli che sono una provocazione perché esistono, sono nel mercato e fanno utili. Ci lasciamo con questa idea qua. Non dimentichiamoci dello scopo mutualistico, perché aver puntato l'acceleratore sugli utili delle banche ha costretto molte banche a non guardare agli scopi mutualistici che ne erano alla base, e forse questo potrebbe essere un altro motivo di riflessione. Grazie ai colleghi e ai relatori. Vi porto il suo... Prego. Arrivederci. Piacere.